Sì, 3, 4, 5 parole di entrée, diciamo così. Forse era necessario fare ci abbiamo un seminario, forse è più corretto per un corso, che una cosa importante, sull'aspetto del Theory Color Test, perché da quando l'abbiamo tirato fuori a oggi sono venute fuori un sacco di domande, un sacco di problematiche, la gente può capire di più, e noi ci siamo un po' giustamente sprecati poco fino ad ora su questa cosa, perché la mia intenzione, il mio trend, la mia idea, come voi tutti sapete, è quello che ognuno sta cosa se la deve fare da solo. E nel dire questo, quindi, avevo posto l'attenzione sul fatto che nel PDF originario, dove c'è scritta la procedura, c'erano le notizie essenziali. Si fa così, 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 così. E non c'è scritto altro, sostanzialmente. Qualche informazione un po' a destra, un po' a sinistra su qualche articolo che abbiamo scritto, ma c'era l'esigenza comunque di fare un discorso che cominciasse dall'inizio e finisse verso la fine e rispondesse un po' a tutte quelle che sono le domande che sono venute fuori in quest'anno. Sì, era necessario farlo, io non ce l'avevo tanta voglia, lo dico subito, ma perché è una cosa mia personale, cioè io non sono un fine dicitore, non sono uno che fa le cose a modo di, non sono un perfezionista. Faccio le cose, io mi ricordo quando ero alle scuole medie e dovevo fare il tema lo facevo in brutta, poi non c'avevo voglia di copiarlo in bella, cioè avevo fatto la creazione, no? Chi lo copia in bella qualcun altro, insomma, io quello che devo dire lo faccio, come il grande chirurgo, no? Che fa l'operazione e poi accucisce, pensa, uno scagnozzo qualsiasi. Quindi non c'avevo tanta voglia e il problema è legato al fatto che sostanzialmente qua, non so se ci avete fatto caso, ma quando cerco di fare un meeting, un seminario, non faccio mai lo stesso discorso 2 volte, perché mi stufo subito. Ed è anche il motivo fondamentale perché non vado a rileggere mai i lavori che ho scritto, perché mi stufo. Cioè, mi so, basta, e raramente sono andato a rileggere quello che ho scritto. E le volte che l'ho fatto sono rimasto molto sorpreso del fatto che avessi scritto quelle cose lì. Ma chi le ha scritte queste cose? Lo scrive io. Ma gli altri. Cioè, mi sembra che uso anche un linguaggio che non è il mio. Cioè, come se vado in trance, in qualche modo scrivo delle cose, poi mi sveglio, pubblico questa cosa e dopo 2 mesi ti hai detto questo, io ho detto questo, dove? C'è scritto, ah sì, è vero, grazie. Cioè, incredibile. Però era necessario fare il seminario sul Theory Color Test, perché sostanzialmente alla fine del tour, chiamiamolo così, come è stato chiamato, su quello che è l'ultima pubblicazioncina sul Mondo Felice, non so se avete notato che sulla copertina di questo testo c'è scritto anche TCT, perché sostanzialmente il Mondo Felice nasce, cresce, vive, e si sostiene e si ottiene solo se noi abbiamo fatto il Theory Color Test. Quindi era oggi la giusta parte finale, bisognava finire così a parlare del Theory Color Test perché il mondo felice si fa di quello. O forse si farà anche in tanti altri modi, però quello che noi abbiamo visto è che se uno riesce ad acquisire la consapevolezza di sé internamente a se stesso, siccome l'universo, come vedremo meglio fra un attimo, è un ologramma, ecco che ovviamente questo ologramma si manifesta dentro di noi e nell'istante in cui noi creiamo dentro di noi la realtà virtuale, essa si manifesta fuori. Riprendo questo discorso proprio dalle ultime parole di ieri. La rivoluzione che noi stiamo facendo è una rivoluzione coscienziale, l'abbiamo fatta tutte le altre rivoluzioni e hanno dato quei modesti risultati storici che tutti sanno. La rivoluzione coscienziale è una rivoluzione personale, non si scende in piazza, non si fanno i girotondini, non si fondano i partiti, non si costruiscono nuove religioni, ma ognuno dentro di sé capisce e ricorda chi è.
Da questo punto di vista, di partenza, una delle cose fondamentali che andrebbe capito, prima di partire subito, è che cambia tutto il paradigma della scienza. Perché la scienza, noi oggi come oggi, stiamo ancora utilizzando un modello di scienza che è un modello antico, è il modello di Galileo, che poverino Galileo non era un coglione qualsiasi, era uno che aveva cercato di comprendere come si studia la scienza e come si studia soprattutto il mondo che ci circonda. Allora, cosa diceva Galileo? Galileo diceva quattro punti fondamentali: accorgersi che esiste un fenomeno da studiare, perché se non te ne accorgi, te non lo sai. Noi ci accorgiamo a un certo punto che esiste, con le ipnosi che facevamo per lo studio di fenomeni alieni al pianeta Terra, esiste una triade all'interno del corpo umano, anima, mente e spirito. Siccome ci accorgiamo di questo, possiamo studiarlo, perché se non ce ne accorgevamo non si poteva fare. Ecco che nasce il triade color test, proprio perché noi abbiamo rispettato, almeno a questo primo livello, l'idea di Galileo: accorgersi che esiste un fenomeno fisico. Se te non te ne accorgi, non lo studierai questo fenomeno fisico. Poi Galileo cosa fa? Dice: cerco di osservarlo bene questo fenomeno fisico per capire tutte le sfaccettature che ha. E noi che cosa abbiamo fatto? 3500 ipnosi in cui ci siamo rotti le palle per tentare di capire questo fenomeno come andava. Nel frattempo, mentre credevamo di studiare gli alieni, sostanzialmente studiavamo noi stessi, cioè studiavamo la triade, la parte animica, la parte mentale e la parte spirituale. E cercavamo dentro di noi di trovare la spiegazione tecnica e scientifica da poter fornire al mondo scientifico, perché Galileo ha fatto così. Il terzo punto era tentare di riprodurre in laboratorio il fenomeno fisico, e l'ambiente delle ipnosi era perfetto, perché le ipnosi erano riproducibili. Tutto ciò che diceva Tizio Caio Sempronio, cambiavi il gruppo di ipnologi, cambiavi il gruppo delle persone che studiavano, cambiavi gli addotti, si chiamavano così a quel tempo, e le cose tornavano. Non solo in Italia, ma paragonavi il nostro lavoro con quelli di Bud Hopkins negli Stati Uniti, era uguale. A parte alcune differenze interpretative del fenomeno, tutto andava regolare. Noi che cosa stavamo facendo? Noi, dico noi, cioè io, ma dico noi perché in realtà è noi, perché si scopre poi alla fine di tutto che nella nostra coscienza generale noi, io, sono una parte di voi tutti e viceversa. Per cui quello, io non scopro niente, ma tutti quanti si scoprono insieme questa cosa, no? Anche se non sembra così, però è così. Quindi c'è una comunione di intenti, non una condivisione, una comunione, che sono cose completamente diverse. E cominciavamo a capire che questa cosa era importante, perché noi riuscivamo a spiegare con delle formule matematiche i fenomeni, cioè stavamo dando una chiave di lettura razionale che poteva essere poi utilizzata da chiunque, dallo scienziato russo come dal pakistano, dall'indiano, dall'americano, eccetera, perché pi greco è quello. Quando tu fai dei conti, viene fuori un certo numero, questi conti sono uguali per me, ma uguali per tutto l'universo. Il problema finale, quarto punto, era, dopo aver fatto tutto questo, scrivere una legge che descrivesse il fenomeno. E noi abbiamo scritto una legge che faceva questo. La legge che descrive il fenomeno fisico che stavamo andando a studiare è legata al triade color test dinamico flash, che prima di diventare tale era un'altra cosa, perché il triade color test dinamico flash è una simulazione mentale. La simulazione mentale bisogna comprendere che cos'è, come funziona, perché funziona e se bisogna credere che si tratti di un sogno o di una creazione. Perché io mi posso immaginare anche che domani mattina vado a rapinare la banca e divento ricchissimo. Però in realtà tra il dire e il fare c'è il mezzo di mare. Allora bisogna comprendere che differenza c'è tra la realtà
reale e la realtà virtuale. Questi sono i punti fondamentali che poi dobbiamo oggi in qualche modo prendere in considerazione. E quindi dobbiamo partire storicamente da questa cosa qua, che è una prima diapositiva in cui però questi punti vanno chiariti, perché non abbiamo il tempo di farlo, quindi cercherò di essere il più logorroico possibile, proprio perché non si debbano risparmiare le parole, anche se si comprenderà che le parole non servono a niente. Allora, il triade color test dinamico flash. Di cosa parliamo oggi? Degli aspetti storici, perché? Perché il triade color test non nasce così. Nasce dalla mia esigenza personale di non rompermi più le palle con tutti quelli che volevano da me la soluzione del loro problema. E allora, tutti venivano da me perché volevano che io gli facessi l'ipnosi, e attraverso l'ipnosi più o meno regressiva questi avrebbero voluto parlare con la loro parte animica, che avevamo scoperto e interpretato come gruppo di vettori e di tensori, quindi non anima alla New Age, una cosa precisa che ha delle regole di geometria e si sposta nello spazio-tempo in un certo modo. Parlare con la parte animica per poter così guarire dalle loro malattie. Questo era il target iniziale. E io gli dicevo, ma guarda che io non sono un santone. E soprattutto mi sembra disdicevole questa cosa. Si scoprirà nel tempo che questa cosa non va fatta, si scoprirà che tutte le volte che io cerco, che la gente insisteva, faceva una cosa del genere, ottenevamo dei buoni risultati, ma questi buoni risultati erano fortemente inficiati dalla coscienza e dalla consapevolezza della persona. Perché la persona tornava a casa, poteva essere un malato di SLA, poteva essere un adulto, era la stessa cosa, e stava bene per 20 giorni, dopodiché tornava nel problema. Tornava nel problema perché qualcosa non funzionava e io non capivo che cosa non funzionava. Allora, ho cercato innanzitutto di sgravarmi dal problema dell'angoscia che tutte le persone che venivano da me mi davano, riversando su di me le loro problematiche. E allora mi sono detto, si fa una cosa che ognuno se la fa a casa da solo? Ecco da dove nasce il triade color test. Io non volevo salvare il mondo, volevo salvare me stesso. Questa è fondamentale, questa cosa. E allora ecco che da qui ci siamo cominciati a interessare delle simulazioni mentali. Aspetti evolutivi, certo, la simulazione mentale di partenza era una cosa che vedremo, che si chiamava SIMBAD, che è un acronimo che vuol dire sistema per togliersi dalle palle l'alieno per sempre. Sostanzialmente in inglese, perché era figo, allora io c'ero parecchio agoico, ho detto se lo scrivo in inglese sembra che conti di più. Pensate, io ora quasi quasi lo scriverei in latino, no? Perché la cultura è una cultura mediterranea, non è sicuramente una cultura yankee. Però ecco, già si capisce bene come volevo in qualche modo esaltare questo prodotto, dandogli una collocazione anglosassone che sicuramente avrebbe avuto più successo da un punto di vista di marketing. Pensa come sono cambiate le cose nella vita. Non solo, vedremo poi come funziona il SIMBAD, che è il babbo del triade color test, che cercheremo di studiare per bene a fondo e di capire come funziona, così il mio scopo finale è sempre lo stesso. Non mi scrivete più, mi è venuto questo, che cosa vuol dire? Perché lo sai, perché te l'ho detto, capisci a me? Quindi io lo faccio per il mio interesse, capisci? Non voglio salvare l'umanità, voglio salvare me stesso. E non è, guardate che non è facile, e non è facile neanche dirvelo, perché può sembrare strano, ma è veramente così. E ve lo dico perché è un po' il filo d'unione del concerto di oggi. Ognuno di noi pensa, deve pensare solamente a se stesso, non agli altri. Ma Gesù non vuole, e chi se ne frega? Cioè, devo dire,
non so come altro rispondere. Ma dietro questa cosa non c'è un impianto mentale di dire bisogna interessarsi solamente di se stessi e da un punto di vista egoico, e chi se ne frega degli altri, perché questo è ancora un aspetto egoico separativo. Quello che noi comprendiamo e comprenderemo una volta terminato il triade con la testa, comprendendone gli step tutti, comprenderemo che non c'è separazione con l'altro, e comprenderemo che quando io faccio qualche cosa per me stesso, quello è l'unico modo che io ho di utilizzare l'altro, aiutandolo. Fare tutto con me, perché io sono un pezzo dell'altro, io sono un pezzo di una macchina molto complicata, un pezzo più o meno cosciente, che mi autoriparo, e autoriparando mi faccio in modo tale che tutta la macchina ne abbia un beneficio, perché se il mio pezzo di cui io sono consapevole funziona, è chiaro che la macchina funzionerà bene, o almeno non si incepperà, perché si inceppa, se io funziono male ci inceppiamo tutti, e viceversa. Ecco gli aspetti evolutivi. Si parte dal questo Sinbad, che era una simulazione mentale che faceva utilizzo di alcune tecniche particolari, come lo psicodramma di Moreno. Scoprirò lo psicodramma di Moreno dopo aver fatto il Sinbad, perché un bel giorno leggo questo libro di Moreno e dico: ma porca puttana, ma non sai che lui ha fatto le stesse cose che faccio io? Ci arriviamo. Ma perché? Perché io sono Moreno. Nello stesso istante in cui io mi collego in qualche modo all'esigenza di dover costruire qualche cosa che serva a fare quella roba lì, un target finale, ecco che mi collego sostanzialmente a quella che è la cascia generale, alla memoria collettiva, all'universo olografico, e in quell'istante qualcosa riesco a leggere, e sostanzialmente ho riletto quello che Moreno aveva fatto. Ricordiamoci che da questo contesto lo spazio-tempo non esiste, quindi Moreno è qui, è presente e c'è sempre stato, anche al tempo dell'uomo della pietra, sostanzialmente. La teoria del campo morfogenetico, vediamo che è perfettamente congruente con l'esistenza del triade color test di Arrigo Flesch, perché il TCT è una porta che ci fa comprendere in modo chiarissimo come noi siamo una cosa sola, come il nostro cervello si comporterà come un cervello gigante a cui tutti possiamo accedere. Questo sarà l'ultimo punto. Dall'analisi del sé all'evoluzione del sé. Quello è quello che sto dicendo ora. Il triade color test ci permette di capire come siamo fatti, l'analisi del sé. Cioè è un modello facile che non costa niente, non devi pagare 170 euro lo psichiatra di turno una volta alla settimana perché non guarisci, lui sta un po' meglio perché c'è 170 euro in più, ma non guarisce neanche lui sostanzialmente. Quindi perché se è vero tutto quello che stiamo dicendo, ricordiamocelo, lo psichiatra fa lo psichiatra perché vede negli altri aspetti inconsapevolmente la propria malattia. Quindi lo psichiatra, se è sano di mente, non ha nessun cliente. Questa è una cosa fondamentale, è importante. Noi vediamo nell'altro sempre quella parte di noi che non è armonica con noi. La parte di noi che è armonica sostanzialmente ce la teniamo quasi sempre dentro. Non c'è bisogno di esternarla all'esterno, quasi sempre. Non sempre, non c'è bisogno, a meno che noi non si abbia bisogno di una conferma. A me succede, io ho bisogno di comprendere se quelle cose che dico sono vere, perché è chiaro, si studiano queste cose, però hai delle difficoltà a capire, sono cose nuove, ecco, negli istanti in cui io cerco di capire questo, mi scrive uno dall'America e dice: sai che ho scoperto che pi greco diviso 2 moltiplicato 4 è uguale a questo, porca puttana, è proprio quello che io stavo cercando di fare. Ecco, mi sono costruito in quell'istante, io, nella realtà virtuale, quell'aspetto necessario che mi convincesse dall'esterno che io avevo ragione. Faccio tutto da solo, capito? Io e voi, uguali,
in questo contesto. Cominciate a prendere mano al fatto che tutto quello che fate nella realtà virtuale siete voi che lo producete. Sostanzialmente qui quello che viene fuori è l'evoluzione del sé. L'evoluzione del sé è comprendere che noi siamo fatti in un certo modo. Se siamo fatti in un certo modo, e in questo contesto vi volevo dire, siamo fatti di tre parti, una parte animica, una parte mentale, una parte spirituale, è giusto essere fatti così o possiamo migliorare? Prima come eravamo fatti, c'è una evoluzione, se noi tendiamo a considerare questa evoluzione nell'asse del tempo, che vedremo che è una nostra concezione il tempo. Il tempo non esiste, è una nostra concezione. Il nostro cervello è un lettore di ologrammi e legge l'universo che è un ologramma. In questo contesto noi crediamo che esista sia lo spazio che il tempo che l'energia, che non ci sono. Ma facciamo finta, siamo dentro questo universo, abbiamo delle difficoltà a studiare questo universo da dentro, perché sapete perfettamente che la fisica che cosa dice? Che te, per capire bene come è fatta una cosa, la devi guardare da fuori. Dice così, se no che da dentro non capisci. Allora, nel fare l'evoluzione del sé, noi avevamo un problema grave, che è il problema che la fisica ha nell'accettare per esempio i fenomeni paranormali, che di paranormale non hanno nulla, sono paranormali perché stanno dalla parte opposta, non tanto della normalità, ma della capacità del fisico di comprendere la normalità. Cioè, se un fisico, un teorico, non capisce la normalità, non può capire neanche la paranormalità, e allora ne dà un'accezione negativa. Un conto è 2 più 2 che fa 4, un conto è parlare dell'anima, che non si pesa. Se non si pesa, anima si può pesare? No, e allora non esiste. La puoi vedere? No, e allora non esiste. E fa l'errore fondamentale di non comprendere che in realtà non è vero che tutto quello che non puoi misurare non esiste. Quello che non puoi misurare non lo puoi misurare per due motivi fondamentali: primo, perché non hai la capacità di misurarlo, e secondo, perché potrebbe non essere misurabile. Già, questo lo dice la fisica e la matematica. La fisica lo dice col principio di determinazione di Heisenberg. La fisica: sto guardando una cosa, la sto osservando, te pensa a me. Io sto osservando il filo di color test, io sto osservando la tua parte animica, io sto osservando la mia parte animica nel mio modello mentale interno. Che cosa sto osservando? Sto osservando una parte di me. Quindi si crea quello che il principio di intermediazione di Heisenberg diceva un grande casino. Perché mentre io sto osservando una cosa, la perturbo. La perturbo e la vedo in un modo completamente diverso. Questo lo dice il secondo principio, il principio di intermediazione di Heisenberg, prendo per la fisica. Sapete che cosa vuol dire? Ma è vero, non è vero questo principio. Vuol dire semplicemente che io sto guardando me stesso. Qualsiasi cosa io guardo, se la guardo con quella consapevolezza e quella coscienza che io ho, sono me stesso che sto guardando. Ma se non sono consapevole che la creazione l'ho fatta io, se non sono consapevole che questo bicchiere è una mia creazione, non sono neanche consapevole che io sto guardando me stesso, perché... E cosa succede? L'effetto Larsen, cioè vado in risonanza con l'osservatore e l'osservabile, che diventano la stessa cosa. E chiaramente il sistema matematico e fisico si perturba. E poverino, il fisico quindi è un casino, perché dice non possiamo vedere bene le cose perché c'è l'indeterminazione di Heisenberg che ce l'ha detto. Scavalcheremo questa cosa della indeterminazione di Heisenberg, perché il theory of color test va oltre, beyond, oltre l'indeterminazione di Heisenberg. E c'è un motivo fondamentale che spiega qual è il problema dell'indeterminazione di Heisenberg. Perché vi sto a dire tutte queste cose? Vi sto a dire tutte queste cose perché quando faremo il TCT, il theory of color test nella vostra testa andrà benissimo se voi comprendete con consapevolezza e con coscienza perché funziona. E quindi vi devo rompere le palle su questa cosa un pochino più teorica. Allora, a un certo punto Heisenberg dice: io non riesco ad andare oltre questa cosa, non si riesce a capire bene. Quindi è come se io chiedessi in qualche modo di verificare la parte animica, di verificare la coscienza, di verificare cose che sono così poco tangibili
che Heisenberg non è in grado comunque di identificare in nessun modo, perché non riesce a fare la misura. E la misura avrebbe un errore gigantesco, perché se noi è vero che siamo i creatori dell'universo, se è vero che siamo i creatori dell'universo, vediamo se si riattiva. Siamo i creatori dell'universo. Se è vero che siamo i creatori dell'universo, le regole le abbiamo create noi. Perché avremmo dovuto creare l'universo con una indeterminazione? Non ha senso. Siamo i creatori dell'universo. Lo so come l'ho creato l'universo, l'ho creato io. Che senso ha creare una indeterminazione? Allora, si comprende che l'indeterminazione di Heisenberg è una misura esistente solo e solamente perché noi abbiamo delle limitazioni sulla nostra coscienza, sulla nostra consapevolezza. Cioè, io arrivo fino a un certo punto, arrivo a identificare l'universo fino a un certo punto. Dopo non ho consapevolezza totale dell'universo, non ce l'ho, la riacquisirò. E il creatore del podcast serve a questo: nell'istante in cui tu acquisisci la consapevolezza che sei il creatore dell'universo, che anima, mente e spirito si possono riunire e costruire una coscienza unica, l'indeterminazione di Heisenberg scompare. E scompare veramente. Quando io scopro che l'indeterminazione di Heisenberg non ha nessun senso, dico, ma porca puttana, su tutti i libri di fisica c'è scritto che c'è l'indeterminazione di Heisenberg, i conti parlano chiaro, la sperimentazione parla chiaro, vado in dipartimento il giorno dopo, non so come mai, non me lo ricordo bene, faccio una ricerca e scopro che un anno prima, esattamente un anno prima del giorno in cui facevo questa simulazione mentale, un paio di tizi avevano pubblicato un articolo sul cade l'indeterminazione di Heisenberg. L'indeterminazione di Heisenberg non è più vera. Noi abbiamo fatto degli esperimenti al di sotto delle misure e l'indeterminazione di Heisenberg è stata scavalcata. Quindi l'indeterminazione di Heisenberg non esiste, ma c'è ancora qualche cosa che noi non sappiamo che cos'è. Un parametro nascosto che non abbiamo ancora capito che cos'è. E io capisco che scopro quell'articolo perché mi costruisco, guarda caso, un evento esterno che mi dimostri in automatico, che mi dia ragione di quello che io ho pensato. In quell'istante in cui io penso questo, abbiamo abbattuto nell'universo l'indeterminazione di Heisenberg. E io me lo sono fatto dire da un fisico olandese che un anno prima aveva pubblicato un articolo del genere. Non c'è più l'indeterminazione di Heisenberg. Gli errori che facciamo nella misura sono errori che dipendono da un'altra cosa. Sono errori che dipendono qualcosa di diverso, qualcosa di che si scopre essere che cosa? La mancanza di consapevolezza che noi siamo in realtà i creatori dell'universo. Che poi questa mancanza di consapevolezza si esplichi nella fisica moderna, nella mancanza di consapevolezza che esistono gli antifotoni, questo è un problema che io ho descritto in video 3, come si può fare dei conti, se li fa, eccetera, eccetera. Non è un problema. E poi c'era sempre in questo contesto l'evoluzione del sé, quindi comprendere che noi dobbiamo evolvere per tornare ad essere quello che eravamo prima, cioè la coscienza integrata. Il teorema di Gödel, poverino, è uno che fa un teorema e poi si suicida, perché quando è morto di fame praticamente, perché non si nutriva più, perché aveva paura di essere avvelenato dall'esterno. Allora ti pensa che questa gente qua, no, che ha dei problemi, però ha fatto il teorema di Gödel. Il teorema di Gödel dice, matematico, sostanzialmente dice sulla indecidibilità. Non si può decidere sostanzialmente questo universo che è regolato da delle regole, e noi all'interno di questo universo sappiamo che queste regole ci sono, le abbiamo costruite. Bene, non possiamo decidere se queste regole siano vere o false. Sostanzialmente tutte le regole dell'universo potrebbero essere completamente sbagliate, noi non ce ne possiamo rendere conto, secondo corollario di Gödel. Tutte le regole che abbiamo fatto sono vere, tranne una, ma noi non sapremo mai quale. Cioè, te capisci che Heisenberg e Gödel
si sparano nelle palle tra di loro, la matematica e la fisica buttati dalla finestra. Questo, cioè, è incredibile questa cosa qui. Allora noi, il Theory of Cortex, lo studio su questa cosa, ci permette di scavalcare Gödel e ci permette di scavalcare Heisenberg. Pensate alla potenza di questa cosa qua, no? Dice, io vado a parlare con la mia coscienza. No, prima non hai parlato con la tua coscienza, te hai ammazzato Heisenberg. Metodo archetipale per ricordare chi siamo. Esatto. Nell'istante in cui noi facciamo l'evoluzione del sé, usiamo una tecnica, che sostanzialmente è una tecnica basata sugli archetipi, vediamo cosa sono gli archetipi, ricordare esattamente che noi siamo i creatori dell'universo, perché finché lo dico io, te, chi se ne frega. Finché lo dice qualcun altro, lo stesso, magari lo dirà anche una persona importante, però di solito le persone importanti non ne dicono queste cose. Non dicono perché non le possono dire, forse non ci credono, ma anche se ci credono non le possono dire. Ti immagini il Papa che dice noi siamo i creatori di noi stessi, e il tuo amico quello che sta su, non c'è più, no, si può dire, non lo può dire. Non lo può dire perché si autocastra totalmente. Che il governo, il governante di turno, chiunque esso sia, ti dice tu sei Dio, non ci sono le regole, non ci sono le leggi dell'universo, tu fai le leggi dell'universo, e chi ne paga di più le tasse? Cioè, te cominci a dire, io sono Dio, e no, ho deciso che le tasse non te le pago. Poi non è Renzi che faccia parte. E quindi non te lo possono dire anche se ci credo. Nel 2015 esce un lavoro di fisica quantistica teorico australiano che dice noi siamo i creatori dell'esperienza, noi siamo coloro che decidono davanti a un problema fisico quale sarà il risultato giusto e in automatico quale sarà il risultato sbagliato. Lo decidiamo noi, non lo decide la fisica, perché noi siamo i costruttori, gli inventori e i creatori delle regole della fisica. Lo dice un articolo di fisica quantistica. Non ci posso fare niente. Ecco, noi quindi siamo con un sistema archetipale per trovare chi siamo, per ricordarcelo. Per ricordarcelo, per riacquisire la consapevolezza che in qualche modo non abbiamo e vediamo perché l'abbiamo persa. Archetipale, ma che vuol dire archetipale? Gli archetipi. L'archetipo, se da un punto di vista matematico, è un operatore matematico lineare. È come il più, il meno, il per e il dis, sostanzialmente. È una cosa che messa nell'universo virtuale la modifica se è messa a confronto con parti dell'universo. 5 più 2 uguale 7. Se non c'è il 5, non c'è il 2, che sono due situazioni dell'universo virtuale su cui il più opera, che è l'operatore, il più non ha nessun senso. Il più ha il senso solo se è messo tra il 5 e il 2 e li fa interagire tra di loro. Questi sono gli archetipi. Gli archetipi sono sostanzialmente legati, perché noi siamo i creatori dell'universo, alla nostra consapevolezza. Noi abbiamo creato gli archetipi e li abbiamo creati in un modo preciso, solo che non ne siamo consapevoli e coscienti. Che cavolo sono gli archetipi? Allora, guardate che gli archetipi nel mito sono rappresentati da dei numeri sostanzialmente, che sono tanto più grandi questi numeri, quanto meno hai consapevolezza di te. Per esempio, i cinesi hanno i Qing. I Qing sono 64. 64 è un numero archetipale, cioè 63 più 1. Perché la formula degli archetipi è uguale a 3 che moltiplica n più 1. Perché questa formula è fatta così? Questa formula è fatta così perché n è quel numero che ti dice te che consapevolezza hai dell'universo. Più il numero n è piccolo e più tu hai una consapevolezza alta dell'universo. Per esempio, se te prendi il numero 2, n uguale a 2, 3 per 2 è 6, più 1 è 7. L'universo è fatto di 7 cose.
di sette porte, di sette chakra, di sette note, di sette colori dell'arcobaleno, ma se te invece hai numero 27, allora 7 per 3, 21 più 22, i tarocchi, gli aminoacidi, i gusti che un essere umano riconosce sostanzialmente, il numero degli accordi che la tastiera Korg riconosce quando te suoni, 22, pensate, questo 22 quanta roba è, le lettere dell'alfabeto ebraico. Mano a mano che N diventa piccolo, tu comprendi che se N uguale a 0, ma prima facciamo 1, 3 per 1, 3 più 1, 4, perché intanto c'è un più 1? C'è un più 1 perché questo più 1 è l'archetipo degli archetipi, è il matto nei tarocchi, è quel operatore ermitiano lineare che contiene tutte le istruzioni degli altri operatori. Funziona così. Per cui, quando n è uguale a 0, 3 per 0 fa 0, più 1, 1, cioè abbiamo un solo archetipo, che è legato a un piano di simmetria. Gli archetipi sostanzialmente, se n è uguale a 1, sarebbero 4. I 4 operatori su cui si basa tutto l'universo e su cui si basa il triade color test, ecco, ci stiamo arrivando, i 4 operatori fondamentali sono operatori geometrici. Che sono? La traslazione, la rotazione, il cambiamento di dimensione e il piano speculare. Il piano speculare è quell'archetipo 1 che contiene tutte le altre tre operazioni, perché se te fai una traslazione, una rotazione, un cambiamento di dimensione, scopri che hai l'immagine speculare del prodotto di partenza. Il nostro cervello non è abituato a funzionare così, ma all'interno del triade color test, quando noi facciamo le simulazioni mentali, noi ci accorgiamo che facciamo questo lavorino qui. Solo questo. 4 operatori per capire tutto. E di più, c'è un operatore che contiene già tutte le istruzioni, che è il piano di simmetria. L'universo è fatto con un piano di simmetria. La simmetria è la chiave di lettura per il triade color test. La simmetria viene vista dal cervello in qualche modo, come? Con i colori. Ed ecco perché noi facciamo un triade color test. Ecco. Allora, il triade color test prevede la risoluzione del problema della separazione. Perché? Che cosa vuol dire questo? Non vuol dire che io ho un problema psicologico, psichiatrico, che ne so, e allora mi devo curare in qualche modo, il triade color test mi aiuta. Vuol dire una cosa molto più semplice, da fisico, da chimico, da geometra. La separazione è un problema che riguarda la simmetria. E se le cose sono separate, la simmetria prevede un abbassamento. Te lo dico in un altro modo: l'universo nasce, l'universo virtuale nasce non simmetrico e si sta simmetrizzando nel tempo. Fai conto, è come se ti dicessi l'universo è nato come cubo e sta diventando una sfera. Può voler dire questo. Non può succedere il contrario, perché il secondo principio della termodinamica ti dice, ti obbliga a fare così. L'entropia deve aumentare, l'entropia è legata all'energia, l'energia è legata alla simmetria, la simmetria deve aumentare, la dissimmetria deve diminuire, sempre. Non ci sono altre possibilità. Quindi, siccome l'universo era legato alla creazione di una dualità, la coscienza si divide in due all'inizio, ed ecco perché noi siamo in un universo duale, perché la coscienza non si divide in tre, si divide in due. E siccome l'universo vive in un unico istante, perché il tempo non esiste, tutto accade in quell'unico istante, che è anche questo. Questo è l'istante in cui l'universo si sta creando e si sta morendo. Lo stesso universo, in tutto lo stesso momento. Tutto, siccome l'universo è un frattale, accade in miliardi di modi diversi frattalitamente. Ecco che noi studiamo l'unica cosa che dobbiamo studiare, la separazione. Tutti i problemi
psicologici, psicoanalitici, ma anche fisici, chimici, sono legati ad un problema di mancanza di simmetria determinata da un problema di separazione. Per questo il Creative Color Test ha come scopo finale la riunificazione di tre sfere, per aumentare l'entropia dell'universo, il che vuol dire aumentare anche la coscienza. Quindi, sostanzialmente, per la fisica, due cose separate hanno una energia più alta di due cose unite che sono diventate una cosa sola. Noi dobbiamo fare in modo che la nostra energia diminuisca, così che l'entropia, che è legata alla coscienza, aumenti. Tutto ciò che unisce aumenta l'entropia, tutto ciò che divide blocca l'entropia. Ecco perché i nostri governanti, mi riallaccio a quello che dicevo ieri, hanno l'unica possibilità di mantenersi quali governanti, e cioè di non farti capire che tu sei il creatore dell'universo, perché se lo capisci poi non ti fai più governare, non facendo in modo che la tua entropia, cioè la tua consapevolezza, aumenti. Te non lo devi sapere. E c'è un sistema solo, la divisione. Te devi credere di essere di votare a destra perché un altro voterà a sinistra, devi credere di essere cattolico perché un altro è islamico, devi credere di essere alto perché un altro è basso, devi credere di essere ricco perché un altro è povero. E non c'è niente da fare. Questo è il sistema fondamentale. Il Creative Color Test, quando te l'hai fatto, lo hai compreso nella sua natura più profonda, la prima cosa che fa è che te sputi nel chiasma ottico al potere politico, al potere temporale della Chiesa, al potere del medico che ti dice, l'ho detto io, lei deve prendere questa medicina, a Lili Gruber al telegiornale che dice cosa deve fare. Non te fonte per niente, te fai quello che vuoi. Vediamo poi che questo si vedrà nel Creative Color Test come funziona. Risoluzione del problema della separazione. Noi non dobbiamo risolvere questo problema. Il Creative Color Test non ti guarisce. Il Creative Color Test ti fa ricordare chi sei. E siccome sei il creatore, te poi capisci che come creatore non hai più nessun tipo di malattia, non hai più nessun tipo di disarmonia. Non serve a niente. L'analisi della realtà virtuale e sotto unificazione con la realtà reale. Ma da dove avviene questa cosa misteriosa che noi chiamiamo Creative Color Test? Nella nostra testa. Dove? Nella nostra testa è vago. Sì, certo, possiamo immaginarci che avviene in qualche zona dove ci sono dei neuroni che si illuminano di più. Se te fai una tomografia assiale computerizzata con un liquido a contrasto, vedi qualcosa da un punto di vista neurofisiologico, ma sto posto dov'è? Ecco che noi comprendiamo una cosa fondamentale. Noi comprendiamo che il punto dove noi facciamo, e questa è una domanda che mi facevano in tanti, ma dov'è quella realtà che noi costruiamo, le vere, le false, finta, dove abita? Dov'è? È nella nostra testa. È nella nostra testa, ma è quel punto fondamentale che poi chiameremo ZBE, Zero Point Energy, che è caratterizzato come punto fondamentale, è caratterizzato dall'unico punto dove l'universo esiste. L'universo è un unico punto che probabilmente, se gli vogliamo dare le dimensioni, è 10 alla meno 33 cm e 10 alla meno 44 secondi. Come tempo e spazio di Planck, la misura più piccola che c'è. Planck dice, c'è una misura più piccola, di sotto di questa misura più piccola noi non possiamo andare perché il principio di tensione di Heisenberg ce lo vieta. E certo che ce lo vieta, la tua coscienza che non è completa, la tua consapevolezza non è completa, si stoppa lì. Noi andiamo dentro questo punto, e comprendiamo che dentro questo punto c'è quella parte di coscienza che noi non avevamo ancora avuto. Ecco. Quel punto lì è un punto che è molto importante perché ci permette di essere in contatto con tutto l'universo. Quel punto lì è tutto l'universo. Tanto è vero che se noi prendiamo due soggetti e gli facciamo fare degli esperimenti di questo tipo insieme, loro diventano automaticamente telepatici. E questo lo vediamo perché ci sono dei lavori di neurofisiologia che lo dimostrano, che sono stati pubblicati su giornali scientifici.
Questo è il nostro universo virtuale. Devo dire universo virtuale perché? Perché l'universo reale è un'altra cosa. E nel punto qua di partenza si deve capire che c'è una realtà reale e una realtà virtuale. Che differenza c'è? La realtà reale è la coscienza, una cosa che non si cambia, una cosa che non può essere espressa da formule matematiche perché è K, una costante, non cambia mai. La coscienza è legata all'entropia. L'entropia dell'universo è sempre zero. Pensate, uno poteva pensare, no, infinito, l'entropia dell'universo, la scienza, la consapevolezza, è un numero grandissimo. No, l'unico numero che esiste nell'universo reale è lo zero, cioè il niente. Il niente. I babilonesi avevano la cultura dello zero, no? Cioè avevano sei numeri. Quando dovevano scrivere zero saltavano un posto, perché per loro non c'era nessun simbolo che potesse essere scritto. Lo zero era introdotto dopo come qualcosa di virtuale, ma in realtà lo zero è reale. Noi che cosa facciamo quando facciamo la cosa faremo quando faremo la unificazione delle tre sfere? Unifichiamo la parte reale, cioè noi creatori dell'universo, con la nostra creazione, la parte virtuale. La parte virtuale è quella che possiamo descrivere. L'universo è fatto in un certo modo. Come possiamo descrivere l'universo? In tantissimi modi. Ma quello più semplice di tutti, che può essere capito dalla formica al professore di Harvard, è un sistema legato alla simmetria. Il nostro cervello vede le cose, le sente, le ascolta solo perché sta interpretando degli archetipi che lavorano sulla simmetria, sulla geometria, rotazione, traslazione, cambiamento di dimensione, piano speculare, non c'è altro. L'universo è un universo virtuale, è stato calcolato che la distanza dei neuroni del nostro cervello è sempre legata a multipli di pi greco. È perché i mattoni con i quali è costruito tutto l'universo virtuale sono mattoni che, messi tutti insieme, danno la figura di un mattone grosso grosso uguale al mattoncino piccolo piccolo. Non cambia niente. Quindi noi abbiamo una sola chiave di lettura che permette di comprendere dal piccolo al grande, che permette di comprendere quindi lo spazio piccolo dello spazio grande, il tempo piccolo del tempo grande, l'energia piccola dall'energia grande. È sempre lo stesso mattone. Se questo è vero e il mattone è lo stesso, allora possiamo collegare lo spazio, il tempo e l'energia in una formula matematica che vada oltre tutto quello che è stato fatto finora, cioè la teoria della unificazione. Si comprende come si può unificare lo spazio, il tempo e l'energia solo in questo modo, solo se l'universo è virtuale e frattale, se no non si può. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che gli scienziati arrivano a unificare lo spazio e il tempo, ma non riescono ad agganciarsi a quella che è l'energia. E quindi non c'è ancora questa teoria dell'unificazione, che però noi sappiamo esistere. E se noi facciamo i calcoli, vediamo che questa teoria dell'unificazione lega, ma per questo rimando ai lavori che ho già scritto, cioè Video, Video 2, Video 3, Torus, e quello che sto per pubblicare tra qualche giorno, appena avrò finito di correggere gli errori che ho fatto, grammaticali soprattutto, sì. E qualche conto, perché due facce a nove, lì si comprenderà che tutto è legato alla realtà virtuale. Il nostro cervello, quindi, è, mentre noi stiamo facendo il TCP, una copia esatta dell'universo. È un toroide, dove l'universo ha una forma toroidale e coordinate toroidali. Noi lo potremmo descrivere in tanti altri modi, ma questo modo qui, questa chiave di lettura qui, ci prevede di poter fare tutti i conti facili. E che cosa si scopre? Che ci sono due numeri importanti, che sono pi greco e la sezione euclidea. Tutte le variabili del nostro universo di fisica sono legate a pi greco e la sezione euclidea in modo perfetto.
e al numero di Depero. E l'universo è fatto così. Allora, lo possiamo descrivere così, perché nell'istante in cui lo vediamo così, lo descriviamo così in modo geometrico, non è che l'universo io lo posso descrivere anche in un altro modo, ma fammi prendere queste coordinate spazio-temporali sul piano, questi colori, questi, vedete, questi colori qui, questi colori qui sono colori precisi che io ovviamente non vedo, ma bene, ma so esattamente che questo è il rosso, questo è il blu, questo è il verde, questo è il giallo, questo è il ciano e questo sarà il magenta. Allora, questi sei colori, che sono la base di tutto, sono interpretati dal nostro cervello in modo archetipale, sempre come operatori geometrici. Il colore rappresenta la geometria. Il giallo è lo specchio del blu. Il ciano è lo specchio del rosso. Il magenta è lo specchio del verde. Il sistema RGB che noi conosciamo, in qualche modo nel nostro cervello, è tale perché noi abbiamo una percezione precisa dei colori, che è quella. La nostra percezione non ha niente a che vedere con la realtà della fisica. E qui lo vedremo fra un attimo, perché ci si può sbagliare. Ma se io non capisco questo, non sono in grado di interpretare poi il mio DCT perché non so che cosa vuol dire c'è una sfera gialla, c'è una sfera rossa, c'è una sfera verde, c'è una sfera trasparente. Per questo vi devo rompere le palle oggi sull'aspetto cronodinamico del finire con la testa. L'universo è fatto così e si divide in 8 ottanti, vedete? Noi siamo qua, in questo ottante qua, nell'ottante blu, rosso, verde. Per convenzione, io avrei potuto girare il modello in un altro modo, ma da qualche parte fatemelo mettere. Questa convenzione in realtà non è una convenzione presa a caso, è una convenzione che rispetta la percezione del nostro cervello. Noi abbiamo la percezione di stare in quell'ottante lì in basso, dietro, perché tutte le volte che il nostro corpo si muove, a livello di programmazione neurolinguistica, ci dà l'idea che in alto ci sia l'energia. E che in basso ci sia energia bassa, che il tempo sia legato a un asse che dà il passato da questa parte e il futuro da quest'altra parte, e che io debba andare avanti verso il tempo e lo spazio, oppure sedermi quando mi annoio, cioè il pensiero che gli sbadiglio davanti, e allora mi allungo sulla sedia indietro proprio per volere in qualche modo distanziarmi da lui. In altre parole, i movimenti del mio corpo inconsapevolmente seguono quelle che sono le regole della geometria che dipende dall'universo, così come quando scrivo sarà uguale. In questo contesto il colore rosso, il colore blu, il colore verde, oltre che essere colori di un certo tipo, rappresentano situazioni che dipende. Il rosso rappresenta il sangue, rappresenta il caldo, rappresenta la forza del combattimento, il blu rappresenta la fiamma, sostanzialmente, il blu rappresentava sostanzialmente l'aria e il verde, in questo istante lo diciamo, rappresenta l'acqua. Che strano! Questo lo vedremo con il test dei colori di Max Luce, nel 1925 Max Luce si inventa un test dei colori, ci arriviamo fra un attimo. Questa è la stanza in cui avvengono le cose. Una stanza del tutto identica, simbolica, in cui noi costruiamo all'interno del nostro cervello una realtà. Questa realtà qui è l'insieme, quel punto della realtà virtuale e della realtà reale. È l'unico punto della realtà virtuale che esiste nell'universo e la nostra consapevolezza la sta creando. Quindi è la fusione in quell'istante di realtà reale e realtà virtuale. Tutto quello che noi creiamo nella realtà prima va creato nella realtà reale e subito dopo, e nel dire subito dopo lo dico tra virgolette perché vuol dire una certa cosa, tutto accade nella realtà virtuale, non può succedere il contrario. Il miracolo prima lo progetto come coscienza nella realtà reale, dopodiché quando l'ho manifestato nella mia testa l'ho creato, perché l'idea è questa: tutto ciò che vedi nella tua testa è una tua creazione.
E che differenza c'è tra la tua creazione interna al tuo cervello e una creazione esterna al cervello? Jung dice: nessuna, non c'è nessuna differenza di realtà, cioè c'è un concetto di realtà identico tra tutto quello che vedi fuori e tutto quello che ti immagini dentro. Hanno lo stesso concetto di realtà. Questo lo dice anche l'idea dell'universo virtuale di Pridham, perché Pridham dice che il nostro cervello è un lettore di ologrammi. La memoria del passato non c'è, perché non c'è il passato. Il nostro cervello è un lettore di ologrammi. E io dico di più, non è un lettore di ologrammi, è un triplo lettore di ologrammi, dove c'è tre puntine del tiradischi che leggono uno nello spazio, uno nel tempo e uno nell'energia. E con Volgianov tutti questi dati in un unico collettore che somma questi dati e ti dà l'idea che la realtà virtuale che stai vedendo è quella che è, cioè ti dà l'idea di vedere, per esempio, io che mi muovo da una parte all'altra, a destra, a sinistra e così via. No, se l'universo è un universo virtuale, non si muove niente, non c'è nessun movimento. C'è lo stesso movimento che ti puoi immaginare nella testa quando vedi una pallina che si muove. Quella pallina non si muove nella tua testa, ma tu la vedi muove. Perché? Perché in realtà quella pallina, che è una pallina virtuale, si muove come si muove una banda luminosa su uno schermo. In realtà si spengono i pixel dietro e si accendono i pixel davanti. Io, quindi, quando mi muovo, la mia coscienza vi fa credere che io mi sto muovendo perché mi spengo dietro e mi accendo davanti. Questa è la realtà dei fatti. E che cos'è che si sta muovendo? Che cos'è che accende e spegne i pixel? La mia coscienza, che decide in questo universo così piccolo quali pixel accendere e quali pixel spegnere. In questo contesto io sono il creatore di questo bicchiere perché ho acceso i suoi pixel. Quindi questo bicchiere non c'è nella realtà vera, perché è una realtà virtuale. E qui possiamo fare delle misure. I fisici dicono questo: quando io faccio un esperimento e prendo un atomo di boro, lo metto qui e poi lo faccio attraversare da due raggi laser, uno che va in una direzione e uno che va nell'altra direzione, e poi questi raggi laser li faccio rimbalzare su diversi specchi in modo che si incrocino in diversi punti dello spazio, del laboratorio. Poi vado a cercare, poverino, questo atomo di boro, che fine ha fatto, perché è stato spazzato via da questo fiume di fotoni che lo spingono uno da una parte e uno dall'altra. Vado a cercare questo atomo di boro e lo trovo sempre dove lo cerco. Che cosa vuol dire? Cosa dice il lavoro scientifico? Lo trovi dove lo cerchi, perché sei tu che hai creato il posto dove cercarlo, dove trovarlo. Noi diremo di più, noi diremo di più. Non è così, è quasi così, perché in realtà l'atomo di boro si trova e si può trovare in tutti quei punti. Vediamo se questo concetto poi lo riprendiamo, ma già che ci sono ve lo anticipo qua. In tutti quei punti che hanno le stesse coordinate spazio-temporali. Quindi la stessa energia elettrica, la stessa energia magnetica e la stessa energia gravitazionale. Perché? Se l'universo è un universo olografico, questo universo olografico, che a noi ci appare fatto di tanti punti, questo punto qua è mica uguale a questo punto qui, ma se io trovo il sistema di rendere questo punto uguale a quest'altro, cioè con la stessa campo magnetico, con lo stesso campo elettrico e con la stessa gravitazione, questi due punti sono uguali. Sono di più che uguali. Questi due punti sono identici. Ma quanti sono i punti identici? Due? No. L'identità prevede che ci sia una sola cosa, un solo punto. Quindi questo punto qua in cui appare l'atomo di boro e questo punto qua in cui appare l'atomo di boro sono lo stesso punto. Quindi l'atomo di boro è qui e qui contemporaneamente. Ma noi all'interno dell'universo virtuale vediamo questi due punti come due punti diversi. Invece sono due porte di accesso all'unico punto che esiste, lo zero point energy.
l'universo è fatto di un unico punto. Quindi nel tuo cervello, quando te ti crei uno zero point energy, ti sei collegato col centro dell'universo. Ecco perché te puoi in quel punto fare l'unificazione dell'anima, della mente e dello spirito, perché torni ad essere quello che sei stato. Ta-tan. E il cervello è fatto in questo modo qua. Allora, guarda un po', perché qui ci sono delle provocazioni in questa slide. Vedete, qui c'è un cervello fatto a colori, no? Sostanzialmente, perché poi queste tomografie, queste risonanze, con le PR, insomma, cerchi di capire come funzionano le cose. Notate come il cervello cambia di colore quando tu sei in una situazione normale oppure stai facendo una simulazione mentale, che Maharishi Mahesh chiama meditazione trascendentale. Non cambia nulla, non cambia nulla. Però meditazione trascendentale sembrava troppo in legge, poi trascende, che trascende? Trascende, trasale, non si capisce bene. Allora mi piaceva più simulazione mentale, sembrava più di serie, di laboratorio, insomma. Allora, voi notate che alcune parti del cervello, soprattutto quella parte centrale di questa qui, vedete? Questa qui, si colora in modo particolare. Succede qualcosa lì. Allora, quella cosa lì è legata alla situazione del talamo. Lo vedremo fra un attimo in una diapositiva ancora meglio. Il talamo, che è questa specie di aggeggio qui che noi abbiamo all'interno del cervello, che è questo puntino qui, giallo, colorato, ci fa capire una cosa importante. Il talamo. Che guarda caso assomiglia a, vedi, all'occhio di Horus, come lo disegnavano i poverino gli egiziani. Perché poi occhio di Horus? O non è proprio il posto dove ci ficcano i microchip di alieni? Cioè, è strana questa cosa qui, no? Il dribbling. Allora, la cosa sta in questo modo qui. Siccome il nostro universo è un toroide, e al centro del toroide c'è l'annullamento del campo elettrico, del campo magnetico e del campo gravitazionale, sostanzialmente noi possiamo creare uno zero point energy al centro del nostro cervello, perché il nostro cervello, lo vedremo meglio, lo vedrete meglio magari se chi ha la voglia di leggere l'ultimo articolo, perché ora non siamo nel contesto in cui dobbiamo discutere di questa cosa, ma di altre cose, ma questo concetto ci serve ora. In questo contesto, il nostro cervello è fatto da tre toroidi che sono come tre antenne. Sapete, l'antenna toroidale è quella che è satellitare, cioè c'è la parabola, c'è l'illuminatore e così via. Allora, i tre illuminatori del nostro cervello sembrano proprio essere la pineale, la pituitaria e la carotidea, che sono queste palline qua in alto, vedete, che sono collegate con assi a tre parti del cervello che sarebbero come, insomma, sostanzialmente tre antennone toroidali, no? Ebbene, che cosa scopri? Scopri che queste tre ghiandole fondamentali sono una sensibile al campo elettrico, una al campo magnetico e una al campo gravitazionale, no? Guarda che strano, no? Fai conto, la pineale risente molto del campo magnetico, per questo i telefonini ti fanno male. La pituitaria risente molto del campo gravitazionale, tumore alla pituitaria, fenomeni di gigantismo, di nanismo. La carotidea, il tumore alla carotide ti viene quando ti abiti vicino al tralice della tensione. Capisci che c'è proprio una forte interazione tra questi parametri. Ma la cosa interessante è vedere, perché quello è il punto fondamentale della realtà virtuale che sta avvenendo nel tira di color test. Il tira di color test avviene lì. È qui dentro il creare col testo, qui. Nella realtà virtuale la stanza sta qui dentro, se lo volete, se vi piace vederla così. Che è quella pallina gialla. Allora, tutti e tre gli illuminatori, che sono queste tre ghiandole, in qualche modo, se te ne colleghi alla zona di cervello che serve per leggere il campo elettrico, il campo magnetico e il campo gravitazionale, passano tutte da un unico punto. E questo punto che cos'è? Il talamo. Ta-da!
l'occhio di Horus. Ecco, in quel contesto noi ci troviamo ad avere identificato, secondo il medesimo punto di vista, dove noi stiamo facendo quello che stiamo facendo. Guarda un po', qui si vede alla tomografia a colori variabili la zona di cervello che si illumina quando un soggetto è impegnato in una meditazione trascendentale. Guarda un po' che cosa si illumina. E quello sta facendo una simulazione mentale. Quello sta facendo una specie di teoria di conoscenza. Si illumina quella zona lì. Lo vedete chiaramente. Sono momenti differenti. C'è un massimo, poi ci sarà un minimo, ma si vede chiaramente che inizia con zero, quindi c'è un massimo e poi un minimo, torna giù. Durante la simulazione, dall'inizio alla fine, è evidente che succede qualche cosa lì dentro. Quello è il centro fondamentale delle nostre, se così si può dire, attenzioni. Questo mi è servito perché così la gente non mi chiederà più: ma dov'è sta stanza? Pensa a te, no, dov'è? È lì, ma non è lì, è lì nella realtà virtuale, perché la realtà reale non è da nessuna parte. Però noi siamo i creatori della nostra realtà, noi creiamo la stanza dove siamo. E ve lo voglio dire in un modo più scientifico possibile, ma anche no. Gli elettroni stanno dentro degli orbitali e questi orbitali hanno un'equazione d'onda che descrive come sono fatti gli orbitali, descrive anche l'energia, descrive quindi lo spazio, il tempo e l'energia di questa, di questo oggetto che si chiama orbitale, un luogo dove c'è la probabilità di trovare un elettrone, dove c'è la probabilità. Ma l'orbitale esiste anche se non c'è l'elettrone? Ecco, si scopre una cosa fondamentale, che sostanzialmente l'equazione dell'orbitale è l'elettrone. Non ci sono due cose differenti. Tu sei nella stanza X perché esisti. Non è che esiste questa stanza e io ci sono dentro. Io sono e ho costruito la mia stanza all'esterno. Così dice la parte animica in ipnosi profonda quando te li dici: dove abiti? E la parte animica dice: ma io non abito, io esisto. La stanza che vedi è perché io ci sono e ho, e creo con la mia esistenza il luogo dove sono. Ti sta dicendo in parole povere: sto creando la realtà virtuale, perché se non ci sono io, la realtà virtuale non esiste. Ma ho bisogno, per manifestarmi in un universo fatto di tre dimensioni, di una realtà virtuale. Quindi io sono la stanza. Ti sta dicendo questo. Non esiste una stanza sganciata, no? Io sono la malattia, il corpo, la malattia e il malato sono la stessa cosa. Vedi come è un problema sempre di simmetria, dove te cosa fai? Devi avere l'idea di unificare le cose in un'unica unità. Tutto ciò che separa sbaglia, tutto ciò che unisce è corretto, è armonico. In qualsiasi tipo di situazione tu sei, puoi fare questo tipo di aggancio in qualche modo. Allora, però, noi ci siamo resi conto sostanzialmente che questa è la... spero che arrivi, come si dice, la cosa. Anche la tomografia assiale computerizzata ci permette di fare questo tipo di operazioni. Questo è un concetto fondamentale che bisogna portare, è il concetto dello specchio. Noi vediamo la realtà virtuale allo specchio, noi vediamo tutto ciò che è esterno a noi come se fosse uno specchio di noi. In questo contesto va visto qualcosa, va visto questa realtà come: esistono due pesci oppure in realtà c'è un solo pesce e l'altro rimane sbagliato di sé. Questo ve lo dico perché dietro a questo problema qui c'è un fenomeno che si chiama fenomeno dell'intrecciamento,
che è alla base dell'universo duale. Noi abbiamo già detto, l'universo è duale, si è diviso in due, tutto si stacca in due, le cellule si dividono in due, le reazioni chimiche accadono perché due prodotti sbattono insieme tra di loro. Il numero d'Avogadro è un numero pari, non può essere dispari, perché sennò la seconda legge della termodinamica non vi starò a dire perché va a puttare. Il numero d'Avogadro, 6,023 per 10 alla 23, mi sembra, sostanzialmente, un numero gigantesco, è che cos'è il numero d'Avogadro? Il numero d'Avogadro, come te lo insegnano a scuola, è un'altra cosa. Il numero d'Avogadro è il numero di particelle, di oggetti, di cose che ci sono nell'unità di spazio-tempo in opportune condizioni. Possono essere il numero di particelle di un gas ideale a pressione, temperatura e volume, ambiente, eccetera, eccetera, possono essere il numero di elettroni che escono in un certo periodo di tempo da un filo elettrico. Che cosa vuol dire che c'è sempre questo numero di particelle, qualsiasi esse siano, che è sempre lo stesso in unità di spazio-tempo? Vuol dire che l'universo è un frattale che è fatto di tanti cubetti, tutti uguali, con dentro la stessa quantità di roba. Che siano fotoni, è uguale, anche fotoni. Quindi c'è nell'unità di spazio della realtà virtuale un certo numero di fotoni, che è il numero d'Avogadro, in quel punto lì. Si scopre sostanzialmente che il numero d'Avogadro rappresenta il numero di fotoni che c'è nello spazio, che poi c'è un altro nel tempo e un altro nell'energia, e scopre che viene fuori il numero di fotoni che è stato calcolato per tutto l'universo. Quindi sostanzialmente il numero d'Avogadro ci dice una cosa fondamentale, che tutto è duale. Perché? Perché tutto si è diviso in due, la coscienza si divide in due, questa parte di coscienza si divide in due, 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 in due. Quindi in questo cubetto ci sono solo due cose, 4, 8, 16, 2 elevata a n, ecco. Per questo tutti i conti tornano perfettamente quando usi in termodinamica quantistica i logaritmi in base 2. Ma perché hanno inventato i logaritmi in base 2? È perché i conti ci vengano meglio, e ci credo che ti vengano meglio. Il numero di Avogadro è esattamente una approssimazione meravigliosa, 2 elevato alla 79. Non poteva che essere un numero di questo tipo. Tutti i numeri del libro sono legati al numero 2, oltre che al numero 3, che è i tre assi, i tre colori, le tre direzioni, le tre cose, la tributi, la trinità, i tre alberi, i tre mondi del mandala tibetano, direbbe Jung. Sapete, il mandala tibetano fatto così, e sono riusciti tre monti, che non è il ministro ex, tre monti. Che sono lo spazio, il tempo e l'energia. L'albero della vita degli indiani Hopi ha tre radici. Cioè, è incredibile come noi, quando nel mito costruiamo queste cose, le costruiamo sempre dentro di noi, non accorgendoci che stiamo disegnando l'universo. Ecco, questa è la cosa. Allora, noi ci dobbiamo chiedere perché esiste un uomo destro e un uomo sinistro. Perché esiste un maschio e una femmina? Perché non ci sono tre sessi? Che immagini, che casino! Già è un casino con due. Tre, prova le premere. Ma perché esiste un'anima, una mente e uno spirito, che invece sono tre? Perché questa cosa è intriguing, cioè interessante, no? Allora, innanzitutto questo sistema, basato sull'entanglement, ci dice che per ragioni di simmetria tutta la materia è collegata all'antimateria, tutti i fotoni sono collegati agli antifotoni perché sono entangled tra di loro. Ma questo vuol dire che tutta la realtà è entangled. Io ho un solo fatto di un insieme di cose, di fotoni, che è entangled con qualcos'altro, perché sennò la simmetria dell'universo non torna. E noi dobbiamo capire una cosa fondamentale, che l'universo si basa su il mantenimento dell'unica cosa che esiste, la simmetria, che non può mai cambiare, perché se cambia la simmetria cambia l'energia del sistema. Ma siccome l'universo è un sistema isolato, cioè non c'è nessuno scambio con l'esterno, perché l'esterno non esiste,
sostanzialmente, perché è una creazione e basta, questo vuol dire che la simmetria deve essere sempre la stessa. Allora invece no, la simmetria non è la stessa. Guarda, esistono i ricchi ed esistono i poveri, socialmente c'è un piano di dissimmetria nella società. Allora che cosa vuol dire? Vuol dire che da qualche altra parte di questo universo ci deve essere il contrario. Ci deve essere qualche altra situazione che è specularmente a questa, perché fai quello che ti pare, ma la simmetria non può essere modificata. La simmetria è all'entropia. Due fotoni, uno che va da una parte e uno che va dall'altra, ci permettono di capire una cosa fondamentale. Questi due fotoni, se io, che sono entangled tra di loro, perché nascono dalla stessa matrice, che io ho chiamato video poi, nei lavori che c'è, questa matrice qui, sostanzialmente, prevede che se io questo il piede a un fotone, l'altro fotone, anche se è a milioni di chilometri di distanza, sente questo dolore. Perché? Perché i due fotoni sono lo stesso fotone, perché l'universo non è locale, perché tutto accade in un unico istante, perché i due fotoni non sono distanti tra di loro chissà quanto, perché l'universo è fatto 10 alla 33 centimetri, i due fotoni sono sempre lì. Capisci che quando tu stai ragionando sulla tua triade, corpus, anima, mente e lo spirito, e li stai facendo unire, in realtà tu non stai facendo unire niente, perché tutto è già unito, ma è la tua consapevolezza che crede che queste sfere siano non unite, e questa consapevolezza ti permette di creare, ahimè, un mondo di disunione. Tu crei inconsapevolmente le sfere disunite perché credi che siano disunite, le vedi disunite perché stai vedendo la tua stessa creazione, non c'è né unione né separazione, c'è quello che tu credi che sia. Vedi che questa cosa qui ti cambia la vita, perché? Oh, porca puttana, io non ho unito le sfere. Non è che tu non hai unito le sfere, tu non hai la consapevolezza di chi sei. Nell'istante in cui la tua consapevolezza cambia, cambia anche la realtà di quello che tu ti stai creando. Bisogna pensare a questa cosa qui. Vedete come è fatto qui, come è la questione. Guardate, ho trovato su internet questa fotografia che è esattamente quello che dicono i cinesi, ma è esattamente quello che dice la fisica quantistica. Cioè, te c'hai all'inizio qua la palla, questa, originale, questa. Questa fecunda è la coscienza, e loro te la disegnano anche trasparente perché vedi, tratteggiata, perché la coscienza non si può neanche misurare. Nell'istante in cui la coscienza si manifesta nella realtà virtuale, allora la puoi descrivere come una sfera trasparente, cioè del tutto inesistente, ma trasparente. All'interno della sfera si crea un punto, quello lì nero, e questo punto nero è la differenza che puoi vedere in una sfera che è onda o particella. In questo contesto, qui nel mezzo, che c'hai la tua coscienza che è o un'onda o una particella. Questo dà origine alla dualità, cioè a tutto ciò che è buono, cattivo, acceso, spento, veloce, lento, vado in una direzione, vado nell'altra direzione e così via. Così la vedono i cinesi. E così è. Che cosa vuol dire onda o particella? Onda vuol dire io so che esiste un fenomeno, io so che esiste la mia coscienza. Parliamo di coscienza nel TCT. Guarda che tutto sto spiegone poi per arrivare ai colori e vedere cosa voglio dire, pensa a te. La coscienza che te alla fine del triade color test vedi come cosa trasparente, come cosa quasi impalpabile. Sai che c'è, sai che esiste, ma non sai dov'è, perché è dappertutto. Quindi non è localizzata da nessuna parte. Il contenuto entropico di un oggetto del genere è un contenuto entropico che in questo universo vale meno infinito, cioè caos totale. Posso essere dappertutto. Nell'istante in cui la coscienza acquisisce consapevolezza di sé, essa diventa un punto. Sono qui, peso tanto, mi chiamo Giuseppe, rompo i coglioni dalle 8 alle 9. Tu, un punto solo. Entropia meno logaritmo di 1, 0. Quindi la differenza che c'è tra essere coscienza
sfera trasparente ed essere pallina è esattamente la differenza che c'è tra me, che so che esisto sempre in tutti e due i casi, ma in un caso credo di essere tutto, in un caso credo di essere uno. In un altro contesto, questa è la il perché nasce sostanzialmente la dualità. Perché in questo modello di dualità ci sei te che sei, Rossi Giovanni, con la tua individualità, e c'è un altro modello in cui tu sei tutto l'universo e non hai più la tua dualità. La realtà dei fatti è che è difficilissima da comprendere e che si comprende solo quando ti arrivi ad avere una vera e propria unificazione delle sfere, è che te sei tutte e due le cose contemporaneamente. Questo discorso, che è un discorso archetipale, perché la tua mente vede le cose in modo archetipico, simbolico, vedere delle sfere che si muovono, vedere dei cubi che si muovono, vedere dei colori che si muovono, aveva per noi che abbiamo creato questo triade color test il semplice scopo di farti ragionare su cose che tu puoi vedere, puoi manipolare nel tuo cervello, che in realtà non esistono se non nella forma che tu stesso gli hai dato su mia indicazione. E io ti dico, dagli quella forma, perché è facile utilizzare quella forma lì, ma te invece di vedere tre sfere avresti potuto vedere tre animali, avresti potuto vedere tre forme geometriche, avresti potuto vedere tre altre cose, ma le sfere sono quella cosa che sembrano essere più conveniente al nostro cervello per trasformare un'idea in un archetipo. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire, perché ti dico questo? Perché noi dobbiamo giustificare del perché quando le sfere si uniscono diventano trasparenti, e lo dobbiamo giustificare ora non sulla base del colore ma sulla base della consapevolezza. Cioè tu sei, e nel triade color test, se voi leggete il PDF originario si vede, fai alla fine della unificazione l'idea di espansione e di unificazione, di espansione, di contrazione, in una specie di respiro galattico. L'espansione ti mostra come tu in quell'istante sei tutto l'universo. Te non sei più Rossi Giovanni, te sei l'universo, te sei che contemporaneamente quella pianeta lì, quella lì e non là, te stesso, un'altra cosa, una mosca, una formica, il vuoto che c'è tra i piedi, sei tutto. E te lo senti questo, lo senti come se fosse una sensazione tangibile. Provate, per esempio, perché la sensazione conta molto, a toccare l'aria, e invece di toccare l'aria sentite che c'è qualche cosa che è poi l'universo. Lo tocchi, è così, cioè lo senti, è l'universo, lo stai toccando, tu sei come una marmellata, che questa marmellata in parte ti contiene e te la senti. Se la senti la percepisci, se la percepisci è perché l'hai creata, ma ne hai consapevolezza di te, come un bambino piccolo che tocca le cose per vedere come sono fatte. Quindi è un istante di acquisizione di consapevolezza. Tutto nasce dall'idea del duale, vedete? È tutto duale, tutto diventa duale. Dobbiamo capire perché c'è la mente, che è il numero 3. Guarda, questa, gli antichi alchimisti parlano dell'essere umano androgino all'inizio, dove c'è un maschio sostanzialmente e una femmina, dove ci sono sempre però, vedi la simbologia, 1, 2 e 3. Chi sono quelle tre cose? Da dove nasce il 3? Perché c'è quel 3 lì? Poi contate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, che sono numeri particolari, non ci hanno messo sti fiori a caso. Se te li metti insieme, ecco che viene fuori un bel simbolo del DNA fatto per Benino. Questa è anche la rappresentazione delle Lidion, perché le Lidion è un asse verticale con quattro braccia, due sulle braccia di quel signore e le altre due sono le ali. Vedete che nelle diverse culture la dea Kali è quella lì, non cambia nulla. La dea Acate romana
che è praticamente la Dea Kali. L'arcangelo Michael è sempre lo stesso tizio, quindi te l'immagini te la Dea Kali e Michele che sono lo stesso tizio, che con la spada vengono sempre rappresentati che stanno per ammazzare quello che sta, che calpestano, no? Quindi Michele e Kali sono la stessa cosa, ti rendi conto che la religione c'è qualcosa che non va bene. Ecco il terzo oggetto è la mente. Il terzo oggetto è la mente, che è il bambino piccolo. E noi che siamo sostanzialmente divisi tra queste tre parti di noi, che sono rappresentabili archetipicamente in tre modi differenti, come il maschile e il femminile, certo, e la mente, cioè l'androgeno, come la parte destra e la parte sinistra. Guardate che per chi guarda come sono state messe le cose. Vedi che la parte animica tu la vedi qua e la parte maschile la vedi qua. Noterete che questa è proprio la stessa posizione in cui i destri solitamente vedono entrare la parte animica, la sinistra, e la parte spirituale da destra. Chi fa questo disegno non si rende conto che sta facendo un disegno del TCP. E in questo contesto la mente viene dibattuta in qualche modo tra chi la tira da una parte e chi la tira dall'altra. È un disegno simbolico, ovviamente, però fa capire la tua posizione. Te sei fatto così. Te sei sostanzialmente separato. Perché sei separato? E perché ti devi riunire? Allora, ti devi riunire perché l'entropia ti dice: guarda, che se te ti riunisci è meglio, perché la tua consapevolezza aumenta, perché la simmetria del sistema tuo aumenta. E fin qua ci sta. Ma allora come mai la coscienza ha creato una cosa divisa in tre? Perché si è divisa in tre? E qui bisogna capire perché noi facciamo il TCT. Noi facciamo il TCT per recuperare una situazione che avevamo perso. Noi siamo sempre stati uniti, unificati, una cosa sola. Però abbiamo dovuto sperimentare la divisione. Nello sperimentare la divisione, perché vi dico questo? Perché quando voi parlerete, se ne avete voglia, alla vostra parte animica, alla vostra parte mentale e alla vostra parte spirituale, vi dovete ricordare che si sono divisi per questo motivo, che io vi dico. Poi se non ci credete, lo chiedete alla vostra parte animica, mentale e spirituale, loro vi diranno cosa ne pensano. Non ci credete mai a quello che dico io. Parlate con voi stessi che è meglio. Allora succede così. La coscienza, avete visto nello slide precedente, si divide in due. Eccola qua. Perché si divide in due? Si divide in due perché si è divisa in due. Non c'è nessun perché. La coscienza, è realtà reale, non ha nessuna esigenza. Avere un'esigenza, cioè un bisogno, lo hai quando ti manca qualcosa. Se ti manca qualcosa, questo qualcosa è staccato da te, perché se no ce lo avresti. La coscienza non ha bisogni, perché è unica, è unita, è unificata. E allora perché si divide? Si divide per un errore, tra virgolette, perché è successo. Perché se non succedeva, noi non eravamo più a parlarne. Non c'è stata nessuna progettualità. È andata così. È andata così. Nell'istante, subito dopo, in cui c'è la separazione, subito dopo, un miliardesimo di miliardesimi di miliardesimi di secondi dopo, le due parti della coscienza si rendono conto che sono due. E lì nasce l'istinto di colpa, subito, e la paura. Le due parti la vedono così. Il primo dice all'altro: porca puttana, è colpa tua, ti sei staccato da me. E l'altro dice: no, io non c'entro niente, che colpa ne ho. Fine, fregato. In quel contesto, e anche in questo istante, noi viviamo nella separazione, cioè con la paura e l'istinto di colpa. Sempre. E dobbiamo risolvere ognuno di noi un problema che riguarda la sua separazione. Interna prima e poi esterna, perché nella realtà virtuale tu cosa fai? Crei l'universo come credi che sia. Se te consapevolmente sei diviso, crei un universo diviso e quindi avrai da battagliare, perché è vero che dentro di te devi unire la tua parte animica, la tua parte mentale, la tua parte spirituale, ma questo vuol dire che all'esterno c'è qualche cosa che specchia questa situazione. Quando ultimamente dicevo, abbiamo trovato che molti soggetti, molti hanno un conflitto
spirituale animico, interno molto grande, ma questo conflitto è esattamente la riproduzione del conflitto dei genitori, che te ti costruisci da specchio come parte animica e parte spirituale di te. I tuoi genitori sono la rappresentazione del rapporto che tu hai con il tuo spirito e la tua anima e della rappresentazione che loro hanno tra di loro. È incredibile questa cosa, è fateci caso, provate ad analizzare la vostra situazione e molti di voi troveranno una porca puttana, è vero, vabbè. Ho sempre creduto che mio papà fosse uno stronzetto, è vero, anche il mio spirito non vuole unirsi, cioè, eccetera, eccetera, eccetera. La mente. Allora, la mente ha una sua ragione di essere. E poi vedremo perché la mente deve essere verde. La mente ha una sua ragione di essere. La ragione è... quando noi ci siamo divisi, la coscienza si divise in due, la coscienza non ha capito che cosa era successo, non lo poteva capire perché non aveva consapevolezza di sé. Non avendo consapevolezza di sé, la consapevolezza di sé la acquisisci facendo l'esperienza. E l'unica esperienza che può fare una cosa unica, che si divide in due, perché una cosa unica non può fare altro che dividersi in due. Non esiste una terza cosa. Quindi, o così o poi. Beh, la coscienza si divide in due e decide però di dire, porca puttana, mi sono diviso in due, devo studiare che cos'è questa cosa. Devo capire che cosa ho fatto, devo capire che cosa è accaduto, perché alla fine... quando capisco tutta la separazione, in tutto il contesto separativo dell'universo che si basa sulla consapevolezza della separazione, io potrò dire solo il contrario. Cioè, la separazione serve ad acquisire la consapevolezza della unificazione. Questo è l'ammazzamento del Torah di Gödel. Su questo io non ci voglio insistere, perché sarebbe interessante, complicato, divertente. Poi Gödel si è ammazzato in questa cosa qua, sostanzialmente. Però, sostanzialmente, noi, la coscienza, si autodecide. Sapete, Gödel diceva il teorema della indecidibilità. Non posso decidere io come sono fatto. Mi ci vorrebbe uno che mi guarda dall'esterno. Certo, però questo qui sarà credibile oppure no? Dirà la verità oppure no? Ci vorrebbe un altro che guarda questo secondo oggetto e che gli dice se... Però poi ci vorrebbe un altro, cioè all'infinito. Allora la indecidibilità è stata ammazzata perché la coscienza unica si divide in due sottocoscienze che hanno una caratteristica, sono legate tra di loro da un piano di simmetria. Io sono la parte A, lui è la parte B, io non so chi sono, lui mi dice chi sono. E analogoso lì, dall'altra parte succede il contrario. Non è più importante sapere se io sono il bianco o il nero. È importante sapere che sono il contrario di lui. Mi sono autodeciso. La decidibilità è stata chiusa in questo modo attraverso l'esistenza di un piano di simmetria. La coscienza comprende chi è, andando in culo, poverino, al teorema di Gödel. Per fortuna abbiamo visto che con questi ragionamenti noi riusciamo a comprendere che l'indeterminazione di Heisenberg non c'è, che il teorema di Gödel è stato portato avanti, siamo andati oltre. E perché lo possiamo fare? Perché abbiamo la consapevolezza del sé, perché sennò non potremmo farlo questo discorso. Noi con la nostra consapevolezza raggiungiamo la coscienza, ci ricordiamo chi siamo e non abbiamo più bisogno delle leggi della fisica, che però ci hanno aiutato come specchio esterno a guardare che cosa di noi non funzionava. Come specchio esterno io vedo l'indeterminazione di Heisenberg, vedo l'indecidibilità di Gödel e dico, è qui che devo lavorare, è qui che c'è qualcosa su cui lavorare. Ci lavoro, ci penso, comprendo e alla fine l'indecidibilità e determinazione sconfiggono come deviazione. Siamo in tre giocatori perché l'universo che abbiamo creato, che è un universo virtuale, si basa su tre. Spazio, tempo, energia, X, Y, Z, campo elettrico, campo magnetico, gravitazionale. La forma geometrica dell'universo virtuale è 3. Tutto si basa sul numero 3. I numeri simbolici delle Billion sono tutti divisibili per 3. Tutti. E questi numeri non sono numeri, ma sono oggetti che rappresentano vettori, cioè
che rappresentano oggetti che hanno una certa simmetria. Il vettore 396, il vettore 3 più 9 più 6, è un vettore la cui immagine speculare è il vettore 639. Uno che corrisponde al colore magenta, l'altro che corrisponde al colore verde, che sono guarda caso uno l'immagine speculare dell'altro. Tre cose. In queste tre cose noi abbiamo quindi, al conto del nostro cervello, un corpo calloso centrale, un emisfero destro e un emisfero sinistro. Nel universo ideonico abbiamo uno spazio, un tempo e un'energia. Abbiamo un visivo, un auditivo, un celestetico. E mille sfumature, tutte che ci fanno capire come l'universo che noi vediamo, giustamente perché è un archetipo simbolico di un fractale, è tutto divisibile in tre. In questo contesto si scopre una cosa importante, che la mente sostanzialmente perde di interesse, di esistenza, quando la parte animica e la parte spirituale si sono riunificate insieme. Questo identifica il fatto che la mente serve solo nell'istante in cui anima e spirito sono staccati tra di loro a fare la trade union tra i due per farli parlare tra di loro. E si comprende come la parte mentale, mano a mano che si studia da questi soggetti che ti raccontano come hanno fatto i loro PCT, ahimè, la parte mentale in realtà è un prolungamento della parte spirituale. È un estroiettamento della parte spirituale che quasi sempre è dalla parte dello spirito, quasi sempre, e quando c'è un forte contrasto la parte mentale è dalla parte del maschile, non è mai dalla parte del femminile, cioè dalla parte, se vogliamo dirla in termini molto più semplici, della razionalità. Mentre la parte animica è quella parte che sicuramente non è razionale, ma è intuitiva, sensitiva, che ti dice che quanto fa 2 più 2, chi se ne frega, però so che fa un numero che deve essere un po' più grosso di 2. La parte animica è contenta, invece no, la parte spirituale no, 2 più 2 fa 4 e 4 è il doppio di 2, per cui si sa che c'è tutta questa cosa. No, la parte animica ti dice, sì, non ha importanza, basta volerlo. Se vuoi faccio anche che 2 più 2 fa 5. Ti dice così, quanto vuoi che faccio 2 più 2? 10? Lo faccio. Cioè, lo spirito si incazza, no? C'è la regola, 2 più 2 deve fare 4. Perché mi cambi, non siamo mica in un concorso universitario dove le regole si cambiano durante il concorso. Capisci a me? Evidentemente noi ci cucchiamo questa parte perché l'universo è fatto di tre cose e queste tre cose quindi dobbiamo tenere presente che la parte mentale, che è una parte che quindi è pro spirito, sostanzialmente viene a essere riassorbita dalla parte spirituale quando lo spirito e l'anima si riunificano insieme. Perde di consistenza, di consapevolezza, non c'è più, non ha più nessun senso. E qui dobbiamo partire con Max Luscher, 1925. Max Luscher non era ancora laureato in Svizzera, psicologo, si inventa il test dei colori. Cioè lui che cosa aveva scoperto? Aveva scoperto che alcuni colori rievocavano sostanzialmente alcune sensazioni. Per tutto archetipalmente. Poi dopo qualche anno si scoprirà anche che esiste la musicoterapia, dove alcuni suoni, alcune situazioni musicali, alcune sollecitazioni sonore facevano la stessa cosa. No, come mai? Perché? Perché sostanzialmente tutto è onda, tutto è particella, ma sia che sia un'onda, sia che sia una particella, può essere descritta secondo le loro con la struttura seno di omega T più, cioè è una frizione d'onda fatta così.
il colore e il suono appartengono a questa situazione. Io quando vedo il colore rosso, diceva Max Luscher, io come tanti altri abbiamo una sensazione precisa, la sensazione del calore, la sensazione del eccetera eccetera, così come con lui, eccetera. E se voi pensate alle forme d'arte, i disegni che vengono fatti, l'utilizzo dei colori, ma anche in chimica c'è la bombola dell'azoto che ha un colore, la bombola dell'ossigeno che ha un colore rosso, guarda caso, la bombola del cloro che è verde, cioè, ci sono questi colori che sono stati scelti dai chimici principalmente su base antitipale, cioè non se ne sono resi conto. Così, se il colore ti fa venire una idea simbolica di te, ti fa venire fuori un ricordo, un potenziale evocativo di un certo tipo, così è anche vero il contrario. Quindi il colore è basato sulla sensazione. Max Luscher ti dice, ti do 6 carte colorate con quelli che sono sostanzialmente alcuni colori fondamentali e altri colori che lui ha scelto, metti nell'ordine che ti piace di più. C'è un nero, c'è un rosso, c'è un blu di un certo tipo, c'è un giallo, c'è un marrone e il verde. Mi sembra che questi siano i colori fondamentali che vengono utilizzati da Max Luscher. Max Luscher identifica la tua personalità sulla base della scelta dei colori. Io vedo questo test e dico, ma Max Luscher ha sbagliato tutto. Cioè, tutto no, perché ha fatto una cosa interessantissima. Ma se uno è mancino, il colore che mette a destra, lo metterà sempre a destra o lo metterà a sinistra? Cioè, Max Luscher identifica solamente una serie di colori, ma non ti mette i colori in uno spazio-tempo energetico mentale tridimensionale. Io che cosa ho fatto? Ho preso questo e l'ho sovrapposto al test di anatomia degli spazi Pulsar. Pulsar era un grafologo che studiava come i bambini disegnavano, soprattutto, e soprattutto aveva capito che se divido il foglio in 4 parti c'è un alto, un basso, una destra, una sinistra, fai conto, e a seconda del carattere che ho cerco di andare più a destra, più a sinistra, di scrivere più in alto, più in basso e così via. Tutti i test di questo tipo, come il test predittivo del disegno dell'albero, il test della lalema, delle stelle e delle onde, cioè un disegno ti identifica esattamente sulla base di dove stai disegnando, in alto, in basso, destra, sinistra, chi sei? Perché l'universo, ma loro non lo sapevano, loro l'avevano solo identificato come situazione statistica, l'universo è un archetipo, se è un simbolo che è sempre lo stesso, è un frattale, tutto accade con la stessa chiave di lettura. Se questo è vero, le Lydion e il test di Max Luscher dei colori sono la stessa cosa, infatti se voi guardate qui sostanzialmente notate che ci sono delle cose interessanti, no? Per esempio, questa è una croce che mima molto la croce delle video. I colori sono diversi da quelli che noi mettiamo perché Max Luscher ha il problema della spazialità, cioè è come se avesse creato una figura tridimensionale partendo da una figura piatta. Per cui alcune cose non sono estremamente corrette, ma c'è una tendenza che è molto interessante. Per esempio, i suoni, vedi? In alto ci ha messo il La, qui ci mette il Do, sono esattamente gli stessi suoni che noi mettiamo nella croce del Lion. Li mettiamo in quel modo lì perché? Perché inconsapevolmente, se dovessimo metterli da qualche parte, li collocheremo lì. E li collochiamo lì perché noi sentiamo che devono andare lì, e sentiamo che devono andare lì perché conosciamo esattamente come abbiamo fatto l'universo. L'universo l'abbiamo fatto con delle regole teoriche precise. Allora, l'idea dei 3 colori fondamentali viene fuori da tutto l'universo, ma perché non vediamo 3 colori? Perché non ho detto che il test di TCP è basato su altri 3 colori che potevano essere anche il cianno, il giallo e il magenta? No, che problema c'è? Oppure misti in qualche modo. Se voi andate a vedere,
scoprite che questi tre colori sono fondamentalmente, archetipalmente, geometricamente e inconsapevolmente utilizzati da tutti sempre nello stesso modo. Le tre fatine, poverine, dei film di Walt Disney, sono di quel colore lì. Walt Disney è uno che, insomma, è strano, ma se voi andate a vedere dietro Walt Disney ci sono delle cose molto interessanti. Le targhe delle automobili dei bassotti, 111, 222, 333. I colori dei berrettini dei tre nipotini, rosso, verde e blu, eccetera, eccetera. Vedete che ci sono sempre questi colori che sono quelli fondamentali. Nell'elettronica c'hai tre spinotti e colore lì. Questa roba qui sono tre quark. Tre quark che fanno poi un neutrone, un protone, quello che è, e vedete che sono up e down, U e D vuol dire questo, che sono sostanzialmente delle sciocchezze di simmetria, ma chi ha fatto il modello dei quark si è reso conto che il modello non era corretto e tutta la simmetria dei quark veniva persa perché mancava un elemento fondamentale. Un bel giorno di notte ci sogna sopra, si sveglia la mattina e dice: sai cosa faccio? Trovo che la simmetria dei quark può essere identificata con dei colori. Ci metto dei colori. E i colori quanti sono? Ce ne metto tre e poi gli altri colori, il cianto, il giallo e magenta. Quindi un quark blu ha un antiquark identico giallo, per esempio. Che strano, i quark, ma come gli è venuto in mente quello lì? Ecco, gli è venuto in mente perché ovviamente lui consapevolmente dentro di sé sa esattamente che l'universo è geometricamente costruibile in un modo in cui i colori sono rappresentazioni di geometria. Non c'è altro. Io faccio il fisico e voglio fare la scala del visibile. Il visibile è impercepibile. Io percepisco i colori in un certo modo. Qua c'è l'infrarosso, non vedo niente, l'infrarosso non si vede, magari è caldo. E l'ultravioletto non lo vedo perché non vado in discoteca sotto una lampada di wood con la camicia che è stata lavata con gli spiaccanti ottici, i fluorescent waiting agents, no? Che ti colorano lo sporco bianco. Perché credevate che pulissero? No? Capisci a me? Ma che te vedono? Una roba che funziona, eh no? Nel fustino pesa tanto perché c'è la polvere di mano dentro, non crediate che, voglio dire, vi vendono queste cose qui perché ce devono guadagnare. E se, è come il medico non ti può guarire perché se no dopo non ti mangia più, ci cura, ma devi rimanere malato, mi raccomando, non scherziamo su queste cose, se no non mangio più e soprattutto perdo il potere che ho come medico, perché il medico è un soggetto che ha il potere del medico, il potere dell'avvocato, il potere del prete. Sono tre cose fondamentali che riguardano la tua salute pubblica, la tua salute civica e la tua salute spirituale. E te hai delegato a questi tre soggetti la tua salute. No? Con il CP che cosa succede? Te diventi il creatore di te stesso e se tanto ti guarisci. Non sarà una cosa meravigliosa. È il medico in questo contesto sta dicendo: no, meno male, tanto non funzionerà, quindi io ancora vado bene. Glielo sento nella testa in questo istante. Allora, vedete, che cosa è successo qui? Nel descrivere questa cosa, quasi tutti descrivono lo spettro del visibile in questo modo. Cioè, tutti mettono il viola di là e il rosso di qua. Non si poteva fare il contrario. Invece di metterci la lunghezza d'onda, ci avresti messo la frequenza, che ti frega. No, tutti così hanno il bisogno di mettere il viola di là. Il viola nel tuo cervello sta a sinistra, nella stessa posizione in cui compare la parte animica del tecido. Ci renderemo conto che le posizioni e i colori erano legate intimamente all'interno del nostro cervello in un modo preciso. Non poteva esserci il contrario. Non funzionava. Ma questi colori come sono fatti? Questi colori sono fatti così. E qui c'è un problema che riguarda proprio la percezione del colore.
vedrete che poi queste tre pallette saranno anima, mente e spirito. Noi dobbiamo capire come funziona il colore, perché attraverso il colore e la sua variazione comprenderemo che tipo di anima hai, che tipo di spirito hai, che tipo di mente hai. Perché questo test, il Clear Color Test, non si basa, come molti test psicologici, su certe regole, ma poi alla fine su una interpretazione personalizzata determinata dall'esperienza che può avere colui che ti propone il test. No, qui ci sono dei numeri, non si sbaglia, chiunque può fare l'interpretazione, che è quella. Quindi, ripetibile in laboratorio, diciamo per chimici, per fisici che sono te. Allora, noi che cosa diciamo? Te vai su internet e cerchi e trovi che ci sono il colore blu, il colore green e il colore red, che tutti sommati insieme danno il bianco. Attenzione, perché all'interno del Clear Color Test succede proprio questo. Quando te unisci le sfere, ammetti di avere le sfere, una rossa, una blu e una verde, le sovrapponi, te puoi essere un contadino dell'Amazzonia o un fisico di Harvard, vedi la sfera blu. Cioè, perché? Perché il tuo cervello sta mimando dentro di sé le leggi della fisica. Ma io sono un contadino dell'Amazzonia e le leggi della fisica non le conosco. Certo che le conosci, sei te il creatore delle leggi della fisica. Non sai di essere te, ma quando ti si dice inconsapevolmente di unire tre colori, cioè di fare la somma vettoriale di tre vettori organizzati sul piano a 60 gradi l'uno dall'altro, te stai facendo l'analisi vettoriale, non te ne rendi conto. Ma sai che hai creato nell'universo? Dai, lo fai bene. E tutti, bianco. Che cos'è il bianco? Il bianco è la somma di tre lati che ti sparano nell'occhio, uno rosso, uno verde e uno blu. E te vedi il tristimulus dell'occhio che ti dà l'idea di vedere il bianco. Tu non hai unificato le tre sfere, le hai sovrapposte. Però esse sono sempre tre laser. Rosso, verde e blu, che ti daranno il bianco. Perché dice la sfera trasparente? Che è cioè totalmente invisibile. Che non è bianco. Perché ti sei andato oltre. Hai non preso tre laser e li hai unificati, buttati sul tuo occhio. Te hai fatto una cosa monte. Hai sommato le tre frequenze del rosso, del blu e del verde prima. Sommandole hai ottenuto la somma. E la somma delle tre frequenze è esattamente il niente, perché il verde e il rosso sono due vettori che danno origine a un altro colore, che è, guarda, il rosso e il verde danno origine al giallo. Allora, il blu sta dalla parte opposta, quindi blu e giallo, zero, perché il blu è il contrario del giallo. Più 10 mele, meno 10 mele, 0 mele. Allora i vettori sono fatti così. C'è un vettore che va di qua, un vettore che va di qua. La somma di questi due vettori è un vettore che va di qua. E per ammazzare questo ci vuole un vettore che va di qua. Per questo motivo la somma, non vettoriale, ma la somma del tristimus, cioè tu stai vedendo uno stimolo, il bianco, che è legato a tre colori che vedi contemporaneamente. Non è legato alla somma dei tre colori che ti danno nessun colore, quindi quando te devi vedere qualcosa non vedi niente. Questo è perché quando tu hai riunito le sfere, ma non le hai unificate nella coscienza, vedi il bianco. Analogosi, questo può essere costruito con le immagini speculari. Le immagini speculari del green, del rosso e del verde sono il giallo, il magenta e il giallo, che sono i controcolori, gli anticolori, che vengono usati nella cromodinamica quantistica, ma anche nel video. Giallo, blu, di qua, magenta, verde, rosso, giallo. Qualsiasi cosa tu stai facendo e stai utilizzando la chiave di lettura delle video, ecco che scopri che c'è un colore e un anticolore, una cosa da fare e una cosa da antifare. Tutto viene espresso da colori che sono forme di geometria, ma il tuo cervello, che non sa le leggi della fisica e non sa neanche che cosa sia un integrale triplo, se ne fotte, perché ti dice la soluzione del problema
dicendo ti ho visto il verde. È più facile. Il tuo cervello quindi vede l'universo geometricamente con i colori e identifica esattamente, se tu sei un adulto, quale tipo di alieno c'hai dal colore della sfera che tu hai nella testa. Perché il colore della sfera che tu hai nella testa corrisponde a un orientamento, lo vedremo, dei colori nello spazio evideonico, e ti dice da quale ottante viene fuori quell'alieno lì. E tu lo sai perfettamente. Perché? Non, cioè, un fisico quantistico non saprebbe farlo, ma il tuo cervello usa i colori e lo fa rapidamente. Quindi una chiave di lettura di una potenza allucinante. Guarda un po'. Perché la triade è colorata in quel modo? Allora, una delle cose più complicate era trasformare, perché poi ci puoi lavorare sopra, trasformare quello che vedeva la gente nella testa in vettori. Perché poi avremmo potuto fare il contrario. Ma comunque, se io ho dei vettori da analizzare e so che significato hanno, so anche il significato del colore. Quindi posso dare un'interpretazione precisa del tipo di colore. Allora, che cosa si vedeva sostanzialmente? Eravamo partiti da una cosa che si chiamava Sindbad. Che cos'era il Sindbad? Il Sindbad era la seguente cosa: io chiedevo al soggetto di recitare uno psicodramma interno. Questo psicodramma interno prendeva spunto da diverse metodologie che venivano utilizzate in psicanalisi. Per esempio, non so se la conoscete, c'è la metodologia delle tre sedie. Lo psicologo vi fa sedere su tre sedie, prima sulla sedia di destra, poi sulla sedia di centro e poi sulla sedia di sinistra, e tre, devi recitare tre ruoli differenti, per esempio il tuo ruolo, il ruolo del tuo babbo e il ruolo della tua mamma. Guarda che sono sempre tre, non potevano essere quattro, cinque, dodici, sono tre. Quello che accade, te lo te ne rendi conto, ma mettendoti formalmente su una sedia diversa e usi ideicamente uno spazio-tempo diverso. È quella che la programmazione neurolinguistica chiama mappa del territorio. Il territorio è l'esterno. La mappa del territorio è quello che tu credi che sia il territorio. La fotografia che gli hai fatto. Se te sei daltonico, hai la visione di un territorio daltonico. Però il territorio è diverso. Il territorio, secondo la PNL classica, è immutabile. La mappa del territorio cambia secondo la tua percezione. E quando la tua percezione, cioè la tua coscienza, diventa massima, la tua mappa del territorio corrisponde veramente al territorio. Io sono parzialmente d'accordo su questa cosa qua. Perché la devo integrare. Cioè la PNL moderna, qui abbiamo dato questi ultimi anni di discorso tremendi, si basa sul fatto che non comprende la differenza che c'è tra la realtà reale e la realtà virtuale. In altre parole, il territorio è solo realtà reale, perché la realtà virtuale è modificabile. Quindi, se io ammetto che la mia mente è fatta così, ci sono tre assi, vedete come li ho ordinati? Li ho ordinati in questo modo perché questo è l'ottante della nostra esistenza. Non potevo orientarli in un altro modo, perché noi siamo qui, abitiamo qui. Quindi l'energia per noi va in giù, è negativa. Lo spazio va in qui, è positivo. Il tempo va qui, è negativo. È una convenzione, non vuol dire che si sta tornando indietro nel tempo, è un più e un meno che ci serviranno solo per identificare dei colori. Bene, se questa è la mente e io sono un PNLista e scopro che tu hai un problema di tipo
psicologico che deriva dalla tua mente, posso cambiarti la mappa del territorio, cioè posso riprogrammarti. Ma per riprogrammarti che cosa faccio? Non posso mica riprogrammare una cosa che te non hai, cioè l'energia. Qui non ci posso lavorare. Io posso lavorare, perché qui non c'è, posso lavorare solamente sull'asse dello spazio e sull'asse del tempo, ma non sull'asse dell'energia. Quindi non posso, se te hai un problema mentale e vai da un pianista, il pianista non ti può dire sentiti energeticamente forte perché tu domattina vincerai della gara, perché non funzionerà, perché la mente non sente l'aspetto energetico in questo modo qua. Allora ti comprendi bene qual è il passo successivo. La PNL ti cerca di lavorare su te considerandoti una cosa sola, no? Io considero che te c'hai tre signori seduti su tre sedie diverse che dicono all'interno della tua simulazione mentale le loro ragioni, ma le loro ragioni le dicono perché questi sono un po' ciecati. Cioè la parte mentale non vede l'energia, o meglio, la vede in modo non locale, cioè come se fosse una sfera di probabilità, non come un puntino. Non vede quindi l'energia che ho oggi, che ho domani, che avrò dopo domani, ma vede l'energia del sistema totale. La parte animica, vedremo fra un attimo, che vede il tempo in modo non locale, cioè vede che tutti gli eventi accadono in un unico istante. Così la parte spirituale non è in grado di capire una mazza sullo spazio. Noi ci siamo resi conto di questo perché all'interno del Sinbad, che era la prima simulazione che facevamo, usavamo la tecnica di Moreno. Moreno fa lo psicodramma. Come fa Moreno? Moreno si inventa uno psicodramma, cioè prende i ragazzini, dei bambini piccoli, sui quali poi sostanzialmente si riesce a lavorare con grande difficoltà, perché non è che il bambino piccolo va dallo psichiatra e lo psichiatra gli dice allora lei come si è sentito ieri, cosa si è sentito oggi, cosa vuole dire, cioè il bambino piccolo non ha queste regole, cioè bisogna lavorare con delle situazioni anche più semplici. Allora si prende lo psicodramma, si prendono 5-6 bambini, gli si racconta la storia di Napoleone. Napoleone, grande generale, ha fatto questo, ha fatto quello, ha fatto quell'altro, ha fatto le battaglie, poi è andato all'isola di Sant'Elena, è morto. Dopo che te gli hai raccontato questo, si prendono 5-6 bambini e gli si fa recitare. Te fai Giuseppina, Guarnet, te fai Napoleone, te fai il re di Francia, te fai... E reciti lo psicodramma su quello che i bambini si ricordano. In quell'istante succede che il bambino nei primi 5 minuti cerca di recitare quello che è il suo ruolo, in 5 minuti dopo recita se stesso. E non se ne accorge. Guardate che questo ha a che fare, è il babbo delle costellazioni familiari, dove le costellazioni familiari hanno una ragione di essere, di esistere, ci sono, c'è un significato preciso, solo e solamente perché il TCT funziona, perché all'interno della costellazione familiare c'è il modello del PR Cortex, non c'è altro, funziona così, in questo modo. Io cosa facevo? Facevo fare lo psicodramma all'interno della tua mente, che era uno psicodramma mentale, una simulazione psicodrammatica, in cui tu avevi le tue tre parti di te, anima, mente e spirito, che ognuno recitava il suo ruolo. Come eravamo giunti all'idea che ci fossero queste tre parti? Lì c'è il lavoro di 25 anni prima di ipnosi. Perché nella ipnosi, e noi non lo sapevamo, venivano fuori tre cose, soprattutto la parte animica che diceva, che raccontava le tre cose, poi la parte spirituale e la parte mentale, che come quel bambino teso sulla corda, era quello che insomma ti raccontava quello che gli altri due avevano detto, attraverso il coordinamento delle corde vocali. Perché quello che succede è che la parte spirituale e la parte animica parla in modo archetipale con la mente parla con il cervello e il cervello muove le corde vocali. Il cervello è un pezzo di carne, con la mente non ha niente a che fare. Dov'è la coscienza? La coscienza, muovo questo dito, chi mi ha detto di muovere questo dito? Il mio cervello. Eh sì, ma il cervello chi gliel'ha detto? Il cervello è un pezzo di carne.
La coscienza non mi dispiace per i neurofisiologi, ma non sta in cervello. E soprattutto mi dispiace per i neurofisiologi quando dicono che la coscienza è come tu interpreti i segnali che vengono dall'esterno, cioè i tuoi sensi. No, la coscienza non sono i tuoi sensi, la coscienza è una cosa diversa. La coscienza è la coscienza, è Dio la coscienza, che non è la mente, se non assolutamente non è il cervello. È qualcosa di molto di più. E in questo contesto tutte le misure che vengono fatte dal neurofisiologo sono misure che mi fanno ridere. Mi fanno ridere. Per esempio, quando tu prendi un tizio e lo metti in un EPR e lo fai pensare a quando da piccolo mise le dita nella corrente elettrica che si bruciò le manine e gli si illumina una parte del cervello, come abbiamo visto prima, no? Allora il neurofisiologo dice: in quella parte del cervello che viene irrorata di più di sangue c'è il ricordo e la memoria di quell'evento lì. Una cazzata mostruosa. Quella parte del cervello lì è quella parte che va a leggere nell'ologramma. Non si può dire così. E come lo dimostri che non è così? Non lo puoi dimostrare. Perché io ti ho detto semplicemente: te hai una prova di quello che sta succedendo, che è così. Bene, su quello io si illumina quella zona del cervello, non mica che ti dico che non è vero, si illumina. Però non è così la spiegazione è un'altra spiegazione che per quanto possa essere valida o non valida, è sicuramente valida come la tua, perché te non me la puoi contestare in nessun modo. E questa è la differenza sostanziale. Cioè, sostanzialmente, l'errore che fa il fisico quando analizza un problema, o il chimico quando analizza un problema, è l'errore che si basa sulla analisi del perché ha ottenuto quel dato. Il dato non si discute, è quello lì. Questo però ti fa cambiare completamente il punto di osservazione. Perché? Allora, se ammetti di fare quelle tecniche che si chiamano quelli che poi guardano il sole la mattina, quella roba lì, e ammetti che te fai quella cosa lì e sei malato guarisci, no? Io non ti posso contestare che non sei guarito, come fa la fisica. No, te non puoi essere guarito perché quella cosa lì non fa niente. Io ti dico in altro modo: sei guarito, ma ti dico anche: le spiegazioni che mi hanno dato non mi convincono, quindi cerco delle altre spiegazioni, ma non nego che tu non sia guarito. Questo è l'atteggiamento coerente e cosciente di uno che ci ha completamente aperta, no? Non contesto il fatto che tu non puoi essere guarito, quindi non sei guarito. Ma se io sono guarito, cioè, voglio dire, la signora senza cervello, di cui parlavamo ieri, che alla TAC risultava, cioè aveva l'acqua dentro, che si era accorto dopo 40 anni, c'era un po' di mal di testa, è andata dal medico, gli hanno fatto la TAC, dice: cazzo, ma lei signora non c'ha cervello, c'aveva un po' di mal di testa. Cioè, voglio dire, a tenere di conto che se succede qualche cosa, e di queste cose noi le vediamo tutti i giorni. Cioè, la Sartori, che studiava qualche che sia invenzione, l'esplicità messicana, antiche, così via, Maya e così via, mi raccontò di una vicenda che capitò a lei di una signora, lei accompagnò una sua amica a Bangalore, dove c'era Sai Baba che faceva i guarigioni, e questo Sai Baba, al di là della sua presenza, insomma, incontrò una signora che parlava spagnolo, perché era spagnolo, parentesi, che era cieca dalla nascita perché non c'erano i nervi ottici, ed era lì che aspettava che Sai Baba, perché un giorno gli aveva detto: prima o poi ti guarisco. Sai come sono fatti questi Sai Baba? E cioè, dove mettere in vista, non lo so. E a un certo punto, passa un po' di tempo, un anno, due anni, la Sartori ritorna a Bangalore, incontra un'altra volta questa signora spagnola
che non aveva più il bastone, che camminava per la strada con quel traffico che c'era anche allora, che le immagini che mettono sotto anche se ci vedi. E dice, ma come? Ma te sei guarita? Sì, sì, sei andata, ma guarita. Sei andata, ma come che sei andata guarito? Questa ci vede senza nervi ottici. No? Sei andata, ma guarito. E come è successo? È successo così, che a un certo punto ho scoperto che mio marito mi ha chiamato, mi ha scritto una lettera dalla Spagna, se mi ricordo bene la storia, e sono per morire per tutto voi. E allora io l'ho voluto insomma andare a salutare perché ciò accadesse. Quindi ho preso l'aereo, sono andato in Spagna, come sono uscito dall'aereo ci ho rivisto. Allora voi come interpretate questo fenomeno? Questo fenomeno non c'è il poverino, sai, lei è convinta che è stata salvata. In realtà sono convinto che è stata la sua coscienza che l'ha messa di fronte a questo fenomeno. E negli stati in cui lei perde l'egoicità della propria guarigione per pensare alla guarigione di un altro, guarisce. Sostanzialmente te ti sei autoguarito. Allora questa cosa si sa, si fa, solo se te hai la consapevolezza che lo puoi fare. Se non hai la consapevolezza che lo puoi fare, non lo fai. Ma questi processi solette avvengono in modo decisamente inconsapevole. E te sei in grado di fare delle cose che altrimenti non saresti in grado di fare. Guarda la potenza del PCT, è tremenda. Quindi quando noi l'avremo fatto, lo facciamo, e capiamo perché la mente poi ci apparirà come verde, noi sicuramente siamo potenzialmente come quella donna lì, cioè siamo in grado di fare ciò che vogliamo. È evidente che ovviamente il potere non vuole che tu faccia queste cose per tanti motivi, ma noi ce le portiamo. Allora, diamo un'occhiata perché... tra 5 minuti facciamo le domande. Sì. Perché questa cosa è verde? Perché doveva essere verde? Perché nel Simbad la mente compariva sempre verde, vestita di verde, o aveva qualche cosa che aveva a che fare con l'acqua. Mi ricordo in una meditazione questo omino venne e l'omino della mente di questo signore era un omino piccolo, come fosse un impiegato del comune, sapete quelli che negli uffici russi, nei drammi russi si vedono burocraticamente parlando, e portava con sé nella sua simulazione mentale un acquario. Un acquario sporco, senza pesci, tutta l'acqua sporca, eccetera, eccetera. Mano a mano che lui faceva, e i pesci rappresentano le idee, e l'acqua sporca rappresentava la confusione mentale. Lui ha fatto un percorso di 3, 4 Simbad e alla fine compariva sempre questo acquario che era sempre un pochino più pulito, sempre con dei pesci più grandi. A un certo punto, nell'ultimo Simbad, che è stato risolutivo per lui, perché allora non parlavamo di consapevolezza, non parlavamo di unificazione di cose, e la cosa era molto più semplice, si fermava lì. Arriva questo omino, chiamato all'interno di questa simulazione mentale, e gli cade l'acquario che si rompe. In quell'istante ecco che i pesci escono e sono diventati liberi. È l'istante in cui prima si è pulita l'idea della tua mente, l'acqua è diventata fresca e i pesci sono usciti dall'acquario perché non hanno più bisogno di essere imprigionati. Vedi come all'interno di questa tremenda simulazione mentale tu recuperavi. Mi ricordo analogosi, sempre legato al colore verde, un altro signore da Firenze che faceva lo stilista. Allora lui aveva dei problemi, questo tizio, e venne a chiedermi se potevo in qualche modo indirizzarlo per fare. Io gli dissi, guarda, c'è questa pratica, questa tecnica, te la fai questa simulazione, vedi un po'. Lui tornò una settimana dopo e mi disse, ma io ho fatto questa simulazione, però cioè, non so dare indicazioni, non capisco. È entrata la mente, ma la mente è una cosa strana, è un signore con due teste, una di maschio e una di femmina. Io lo guardo e gli dico, ma lei ha delle tendenze omosessuali? E lui mi dice, eh sì, è una stilista. Un po' così. E nel suo simbolo si vedeva, cioè aveva mezza testa femmina e mezza testa maschio. Cioè, per dire, tutto quello che accade dentro è esattamente, imprevedibilmente, la dimostrazione spazio-temporale, geometrica di quello che te sei. E la cosa incredibile era
che sempre nel sindaco, dove prendiamo spunto per questo modello qua, noi vedevamo che cosa? Le persone che dicevano: ma io ho chiamato la mia anima, la mia mente, il mio spirito, che devono recitare questo psicodramma, tipo Moreno, e gli ho detto alla mia parte animica: scusa, ma te sei la mia parte animica? E la mia parte animica mi ha risposto: a te cosa ne frega? Come? Cioè, con te non ci c'è, cioè, delle cose, cioè, i tre componenti fanno quello che vogliono loro all'interno della parte della simulazione mentale, come così poi nella evoluzione del clear the color test. Le tre componenti hanno una coscienza loro, non sei te. Come il cambiamento di colore, vedrai che quando cerchi di far cambiare colore a una sfera, la sfera non cambia colore, non ci pensa nemmeno, se non la convinci, non lo fa. Allora te capisci una cosa fondamentale. Quando riprendiamo nella seconda parte, quando vedremo i colori che significato hanno e come manipolarli. Le tre parti, anima, mente e spirito, hanno tre coscienze precise, tre volontà precise che sono separate perché te ti trovi nella situazione di separazione. È come se tu fossi una barca con tre vogatori e ognuno voga in una direzione differente, non vai da nessuna parte. Sono quelle situazioni in cui te stai per cambiare lavoro e una voce dentro di te ti dice: sì, guarda, che andrai a cambiare lavoro, ti troverai meglio perché intanto è più vicino a casa tua e l'altra. Cosa fai? Cambi lavoro proprio ora che ti trovi bene? Cioè, senti le due voci, non le senti più le due voci quando te sei una coscienza unificata. C'hai un solo vocatore, vai in una sola direzione, il tuo target è quello lì. Quindi, ecco che la parte animica, mentale e spirituale si trovavano chiaramente a identificarsi in tre colori diversi. La parte animica era sempre vista da azzurro, di blu, la parte mentale era sempre vista di verde e la parte quell'altra era infuocato, con la spada in mano, un toreador, uno che faceva le cose con il rosso. E per quale motivo? Perché sostanzialmente ci viene in mente l'idea che questi erano i tre colori archetipici fondamentali dell'aria, la terra, l'acqua, il fuoco. Cioè il corpo, l'aria, l'acqua e il fuoco sono una rappresentazione, sostanzialmente quindi la materia, sono una rappresentazione del corpo, dell'anima, della mente, dello spirito. E gli archetipi stessi che noi vedevamo negli antichi alchimisti. E quando andiamo a vedere negli antichi alchimisti della storia dell'alchimia antica, ecco che scopriamo un simbolo potentissimo. L'alchimia voleva trasformare l'uomo piscis, che piscis da pesce, no piscis da piscis. Cioè, no, perché se no la gente non capisce. Perché è l'idea del pesce, cioè tornare a essere chi eri prima. E noi, nelle ipnosi regressive, chi trovavamo? Che a capo di tutto, cioè, la origine dell'alieno c'era l'alieno uomo primo che aveva le branchie qui nel collo quando veniva descritto. Gli stessi simbolismi trovati contemporaneamente dappertutto, in tutti gli addotti, chiunque essi fossero. Non era un problema di te sei inglese e lui è turco, tutti uguali, nello stesso modo. E quindi animos, l'anima, era l'aria. Il fuoco era lo spirito, il maschile, e la mente era l'acqua. E tu trovavi in quel contesto la spiegazione del mito di tutto questo. Cioè, quello che si sente tanto bello, che si guarda nello specchio del lago e poi finisce per morirci dentro, affogato. Che significato può avere tutto questo, Narciso? Che significato ha nel mito? Del mito te lo interpreti bene se hai la chiave di lettura, e il mito trovi che Narciso si sta guardando egoicamente con se stesso, nella sua mente. Lui viene affogato dalla sua mente, dai suoi pensieri, muore perché si fa delle seghe mentali, come sono ganso, e ci muore dentro. Così, per esempio, nel simbolismo dell'ermafrodito, quando l'ermafrodito c'è questa ninfa che gli salta addosso, perché l'ermafrodito era un bel ragazzo. E la ninfa lo vede, gli soffa subito addosso mentre lui si faceva il bagno nel lago. E la frutta cerca di sganciarsi questa cosa, che
E lei infatti chiama gli dei e dice fate in modo che io e lui si sia una cosa sola sbagliata, dovrebbe essere più precisa. Una cosa sola per tutta la vita. Gli dei che sono anche un po' stronzi, cosa fa? Riuniscono tutti e due in un unico essere, no? E lei ma subito esce dal lago, praticamente che è la rappresentazione della mente, e dice tutti coloro che passeranno attraverso questa esperienza, cioè l'esperienza mentale, ecco che saranno unificati nell'anima dello spirito, nella parte mentale e nella parte spirituale. L'acqua rappresenta sempre ancora una volta la parte mentale ed è di colore verde, sempre, perché il verde si trova al centro dello spettro del visibile e quindi esattamente a metà, poi vedremo che non è vero, ma ci sembra così, esattamente a metà tra le due cose che sono le più distanti possibili per la nostra mente, il blu e il rosso, le due cose che sono talmente distanti da rappresentare per il nostro inconsapevole, inconscio, un maschile o un femminile, un lobo destro e un lobo sinistro, una razionalità e una idea del sé diversa, una percezione. I due, ecco che il tuo cervello immagina con i colori situazioni simbolicamente opposte tra di loro. Non potevano che essere il blu e il rosso se dovevano essere colori, perché sennò che vedi la GX, non li vedi la GX e non ci puoi fare la simulazione mentale su una cosa che non vedi. E in quel contesto il colore verde veniva messo in mezzo. Noi avevamo bisogno di trasformare tutto questo casino in vettori. Ecco, i vettori sono questi colori. Allora, guarda. La mente ti appare verde perché è uno spettro di emissione, non è uno spettro di assorbimento. Questo da un punto di vista psicoanalitico è potentissimo, perché vuol dire che la mente, che è questa, che quindi non ha l'asse dell'energia, ma ha solamente l'asse dello spazio e l'asse del tempo, che vengono visti anche tipicamente come il maschile e il femminile, come il colore rosso e il colore blu, e come il visivo e l'auditivo. Sapete che la maggior parte delle donne ha un trend di audizione, è auditivo, mentre la maggior parte dei maschi ha un trend di visivo. E c'è un certo gruppo che è celestesico, che è quello che in realtà ha una componente celestesica. Beh, in questo contesto, la mente di questo soggetto prende tutti i dati dall'esterno della realtà virtuale e assorbe tutti i dati spaziali e tutti i dati temporali. Cioè, sa esattamente come un campo elettromagnetico con coscienza che cosa sta succedendo, ma non ha l'idea dell'energia, non ha questa idea. Allora, in questo contesto, assorbo il rosso, assorbo il blu, non posso che essere verde, perché è l'unico colore che rimane. La radiazione bianca, che è la rappresentazione archetipale del tutto, perché esiste solo campo elettrico, campo magnetico, campo gravitazionale, non c'è un'altra informazione, non esiste. Bene, assorbo il campo elettrico, assorbo il campo magnetico, sono quindi un campo elettromagnetico cosciente, sono una informazione, si direbbe la mente, no? Bene, in questo contesto però non assorbo le informazioni sull'energia. È evidente che capisci immediatamente come sono verde. Sono verde perché è il colore che non ho. Ci fermiamo qui per fare le domande? Visto che hai accennato l'argomento, negli omosessuali si invertono le posizioni delle sfere o i colori? Allora, quello che si chiede, dunque, ci fu un periodo di grande casino, di grande confusione, perché l'omosessualità ha una sua caratteristica fondamentale, da dove viene, innanzitutto. Ecco, che cos'è che ti fa credere che tu sia maschio o femmina, al di là della forma del contenuto, dentro lo sai e ti senti o maschio o femmina, al di là della forma del contenitore. Quello che si rileva all'interno del triade color test è che la forma della mente, la mente era la mente sostanzialmente, ma nelle persone che non avevano altri problemi, il blu e il rosso, che corrispondevano normalmente al femminile e al maschile, il blu al femminile e il rosso al maschile, vedremo tra un attimo perché, erano invertite, ma erano invertite le posizioni
o erano invertite solo le identità, cioè la sfera blu nell'omosessuale era maschile? Questo è il problema. All'inizio noi avevamo avuto dei problemi, perché dovete sapere che una certa quantità di omosessuali, circa il 25% di più degli altri, è mancino. Quindi si sommava al casino della sessualità l'idea del sinistro-destro lungo l'asse del tempo. Si nota come il mancino sostanzialmente si rende conto che vede il tempo in un modo completamente diverso e inconsapevolmente tende dentro di sé a mettere in atto un processo del tutto inconsapevole per cercare di riadattarsi a questa situazione. Quello che si vede sostanzialmente è che quando noi abbiamo un epidion che ci caratterizza, quando io cambio di forza la destra con la sinistra, per rimanere forzatamente in questo contesto, cioè essere ancora nell'universo virtuale fatto di materia, ho bisogno di fare un altro cambiamento. Quindi, sovente, ho bisogno di cambiare, per esempio, l'asse dell'energia, il magenta col verde, ho bisogno di cambiare il rosso col ciano. In questo contesto, una persona che si trovava con i colori cambiati inconsapevolmente cercava di raddrizzarsi in qualche modo e quindi l'omosessuale diventava mancino o il mancino diventava omosessuale con una certa probabilità, perché non tutti fanno questo tipo di discorso. Era il tentativo dentro di sé di risistemarsi le cose, per cui avevamo dei problemi. Morale della favola: alla fine si può pensare di dire la seguente cosa: la sfera blu è sempre lì, la sfera rossa è sempre spirituale. Tutto, però se chiedi alla sfera limbica, che è sempre blu, come si sente in un omosessuale, ecco che la sfera blu ti dirà sul maschio. Ma non è vero, è la sfera blu è sempre una sfera che non può essere detto realmente parlando se non quella della parte animica, blu. Che poi la parte animica nell'omosessuale si senta maschio, questa è la realtà che succedeva all'interno del TCP. Invece all'inizio avevamo pensato che di dover dare retta al maschile e al femminile, cioè tu sei maschio, quindi sei spirito, sei lo spirito blu. No, tu sei una parte animica blu che si sente maschio. Questi sono i risultati che noi abbiamo pensato di poter alla fine qualificare. È così. Però sono invertite. Sono invertite di posizioni solo se il soggetto è mancino, altrimenti no. A me sono capitati omosessuali che erano essere invertite, ma non erano mancini. Dunque, il problema del mancinismo è un problema che non è semplice da risolvere, perché te sei mancino a che livello? Cioè, sei totalmente mancino, e ce ne sono totalmente mancini, ma ci sono dei mancini che non sono di tutto. Quindi sei mancino di mano, ma non sei mancino di piede, non sei mancino di bacino, e questo ti crea della confusione sulla posizione del schermo. Ovviamente c'è sempre la possibilità che le sfere dicano di essere chi non sono, e questo magari crea delle problematiche. Quindi pensate voi alla difficoltà che c'era quando noi avevamo un adotto mancino e omosessuale, il massimo del casino. Gli ambidestri si possono... Allora, tutti gli adotti dell'universo sono ambidestri. E questo creava, nel contesto della comprensione sul test degli adotti, questa problematica. E poi diveniva sorpassata quando noi unificavamo le tre sfere, perché a quel punto te ne freghi se sei destro o sinistro. Però voi tenete presente che tutti gli adotti, tutti, nell'universo sono ambidestri. Tutti. E c'è un motivo fondamentale. Quindi quando noi che cosa avevamo fatto in fondo? Avevamo sviluppato la tecnica, il test
del TCT sui casi più difficili di tutti, che erano gli adulti, che erano persone psicotiche sicuramente, molto complicate, e soprattutto quando erano mancini, o meglio ambidestri, le cose erano ancora più complicate. Perché poi il TCT su persone che hanno problematiche completamente diverse è veramente semplicissimo. Buongiorno professore. Buongiorno. Sono in corsa da Milano fin qua, allora prima di tutto una domanda e poi una testimonianza diretta fatta dalla scoperta dalla conferenza di Milano. Sì. Problemi di occhiali, di vista, eccetera, c'è tutto un collegamento con lei, con il discorso che sta facendo. E preletto, poco prima della sua conferenza mi si scappa negli occhiali a vista. Sì. Ho l'ultimo paio di lenti a contatto, mi è venuto la sua conferenza e ho un paio di occhiali da sole da vista. Quindi poi dico, torno a casa, guarderò la televisione con gli occhiali da sole. Mi cado nel teatro e rimangono lì. Allora cado lì, porca miseria, adesso vedo un accidente. Prendo un'altra cosa, non è che sia stata investita emozionalmente dalla sua conferenza, perché a meno tre quarti delle sue parole le sapevo a memoria, 3 anni che la seguo, in cuffietta, giorno per giorno. E quindi mi ero anche un po' addormentata. Quindi, quando io non sono tornata a casa esaltata, poi insomma arrivo a casa, vedo dall'occhio destro. Vedo dall'occhio destro, non ci credo, dico no, ancora la lente, perché arrivo a casa, butto via le lenti, mi accorgo di non avere gli occhiali e dico, no, non è possibile, cioè, no, no, vado a vedermi se ho ancora la lente e non ce l'ho. Dico, vabbè, no, domani mattina mi sveglio, non ce l'ho più. E insomma, con morale, mi sveglio la mattina, vado avanti mezz'ora, guardo tutti i giri, le striscioline sotto delle notizie e ci vedo. Prego l'occhio, non ce l'ho più, sparito l'effetto. Vabbè, ieri sono andata a fare, volevo prendere le lenti a contatto per venire qua, per una serie di coincidenze, sconti di qui, sconti di là, tutto gratis, ti faccio gli occhiali, e scoprono sempre lo stesso posto che sono migliorata di vista. Meno, cioè, ho guadagnato 25-25. Tutto un caso, come dice lei, strano. A questo punto c'è qualcosa, quello che è la mappa del territorio che ci creiamo dipende molto dalla vista, perché a questo punto mi chiedo, un non vedente, come se la crea la realtà? Sì, sì. Solo attraverso la cinestesia? Sì, sì, capisco. Allora, in realtà... Cioè, tutta questa cosa di... Ma poi avevo visto, mi perdoni, poi praticamente, cioè, tempo fa fece un sogno dove c'era un soggetto verde con gli occhiali. Io ancora prima guardavo fuori dalla finestra, così ribaltava la realtà, la potuca, e non la conoscevo, non conoscevo la sottomazione. Verde con gli occhiali, anche lì occhiali, vista, verde, mappa del territorio, materia, eccetera, eccetera. Riesce a mettermi insieme un po' di cose? Sì, beh, ci si può provare, sempre rimanendo nel modo di del tuo museo, dice. Basandosi anche un po' su quello che accade, insomma, una cosa sperimentale, sostanzialmente. Noi che siamo i creatori dell'universo, siamo in grado di creare quello che vogliamo, quindi di fare così i miracoli, ad esempio, così, però chi fa i miracoli non si accorge manco di farli. Perché sovente questi miracoli sono addebitati ad altre cose. La signora che va a Lourdes e gli crescono gli organi pensa che sia stata la Madonna. Sul problema della vista, che è uno dei canali importanti, perché il visivo è sostanzialmente il maschile, il visivo è colui che è la parte spirituale, che si lega sostanzialmente al visivo, quindi è la parte egoica, è la parte che è legata allo spazio. Tutti questi parametri fondamentalmente sono collegati tra loro. Certo, ci è capitato di lavorare con alcuni non vedenti,
E mi ricordo di un caso interessante, per esempio, di un non vedente che era uno che lavorava all'interno della Unione Italiana Cechi e che gestiva anche il giornale dopo, qualche anno fa, era interessato ai miei lavori, eccetera, eccetera, siamo contattati molte volte. A un certo punto io ho cercato di fargli fare un cammino di ipnosi per problemi suoi personali che aveva, familiari, eccetera, eccetera, e l'ho mandato da un ipnologo che avrebbe potuto in qualche modo, usando le nostre tecniche, aiutarlo a risolvere i suoi problemi. Questo ragazzo era diventato cieco da 5 anni e mezzo per un problema di diabete, tra virgolette. Durante le ipnosi viene fuori una cosa che io non aspettavo, ma che dopo a monte si riescono a capire un sacco di cose. Il soggetto era addotto, il soggetto aveva la problematica aliena e il soggetto si era cercato da solo per non vedere questa problematica da 5 anni e mezzo. Pur di non vedere, pur di non soffrire, pur di non comprendere, si era autocercato. E nell'istante in cui succede che si comprende questo all'interno del TCT, fatto in un ambiente molto particolare, in natura ipnotica profonda, quello che veniva fuori è che c'era un loop che non poteva essere bypassato. Quello che si osservava è che questo soggetto, quando usciva dall'ipnosi, per qualche secondo vedeva perfettamente la stanza. E lui diceva, cazzo, ma io ci vedo. La stanza. Poi dopo scompariva questa cosa, ma all'inizio apriva gli occhi e vedeva. E io, parlando con il mio collega, gli dissi, guarda, bisogna fare così, 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 perché noi questo qua, vuoi vedere che gli facciamo ampliare la vista. E la cosa però non è andata a buon fine, ma c'è un motivo, che deve essere una morale. Lui non poteva guarire perché aveva deciso che non avrebbe potuto guarire. Perché? Perché lui era molto cattolico e nell'istante in cui non gli si fa vedere il piede con la testa, gli si fa comprendere che è la coscienza che conta, cioè se stesso. Tu sei la tua coscienza, se vuoi tu ti fai il miracolo. Questa cosa da lui non poteva essere accettata, perché lui mi disse, ma io tutta la vita ho creduto che ci fosse Gesù e ora io non posso non rinunciare a questa idea. In altre parole, il loop era questo: lui era diventato cieco per non vedere l'alieno. Nell'acquisire la consapevolezza di sé e nel tentativo di guarire avrebbe dovuto risolvere il suo loop e quindi acquisire la consapevolezza dell'alieno, ma lui l'alieno non lo voleva vedere e quindi è rimasto cieco. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo i creatori di noi stessi, è la nostra volontà che ci aiuta ed è il loop che noi facciamo, che dobbiamo risolvere, dobbiamo avere il coraggio di vedere quello che non abbiamo mai avuto voglia di vedere. Perché non lo facciamo volentieri? Perché abbiamo paura di soffrire e abbiamo paura di soffrire di più di quanto non si soffrirebbe guarendo. Quindi sostanzialmente a un certo punto sei malato, sei sano, poi sei malato ma capisci che la tua malattia dipende dalla tua consapevolezza. Hai deciso di acquisire la consapevolezza, cioè hai deciso di guarire? Sì. Per guarire devi acquisire consapevolezza. Decidi di acquisire consapevolezza? No, perché hai paura. Torni malato. Così, a vita. Fino all'istante in cui tu decidi che probabilmente volevi non vedere perché avevi paura di soffrire e quindi, siccome hai paura di soffrire, continui a non vedere. Ma d'altra parte, volevi acquisire la consapevolezza del vedere, ma vedi che queste due cose si muovono da come? Quindi, in parole povere, uno deve decidere a un certo punto che deve rompere il loop. E questo non è facile perché rompere il loop vuol dire anche che vedete, te sei il creatore dell'universo. E in quell'istante questo signore non lo poteva fare perché in quell'istante avrebbe messo su se stesso la responsabilità della propria vita. Invece aveva finora, e le cose gli erano anche male, perché? Perché aveva messo la propria responsabilità nelle mani di Dio. Eh no, è una presa per il culo incredibile. Cioè, è come se io mettessi le mani, il mio futuro nelle mani di Berlusconi. Allora, calci tutti i pantaloni e fatta, te lo facciamo prima. No, no, non si può fare. Te devi essere il creatore di te stesso e devi avere il coraggio di farlo. Quindi, tante cose accadono in modo inconsapevole. E ovviamente la parte mentale è la parte che fa il miracolo.
non è la parte animica o la parte spirituale che fa il miracolo, è la mente, è l'omino verde. Perché? Perché la parte spirituale e la parte animica sono bloccate dallo spazio-tempo, e lo spazio-tempo è bloccato, cioè lo spazio e il tempo hanno gli assi che sono, che valgono uno, sono uguali di lunghezza tra di loro, non possono mai cambiare, è rigido. Invece l'asse dell'energia è quello che nel nostro universo cambia di dimensione. Così dice anche l'astrofisica moderna, che dice che l'universo è un ologramma piatto estruso sul terzo asse. Quindi pensate, anche l'astrofisica dice le stesse cose che noi abbiamo visto all'interno del video. In quel contesto la parte animica dice alla mente cosa fare, o alla parte spirituale, e la mente lo fa. Perché la mente non riesce a fare il miracolo? Perché se l'è dimenticato come si fa il miracolo. Questo è quello che mi disse una volta alla mia coscienza, se così si può dire. La mente deve essere convinta che può fare il miracolo, lo deve voler fare, ma a quel punto dice, porca puttana, e come si fa? Non me lo ricordo più. Questo è un po' un aspetto coscienziale, no? Che deve essere recuperato. E evidentemente ci sono degli stati in cui te vedi anche se non dovresti vedere. E poi la tua razionalità dice, ma porca puttana, io non ci devo vedere, e quindi tu, a porca puttana, meno male, non ci vedo. Se no succede qualcosa, cioè l'universo, c'è anche la paura del miracolo, la paura della guarigione. Da un punto di vista psicologico, ricordiamoci anche che c'è un fatto fondamentale. Il malato, che è malato e è malato da 30 anni, ha una sua identità di malato. Quando te lo guarisci, o meglio, lui si autoguarisce, perde la sua identità di malato. Quindi, prima di guarire, te devi dire non sei malato, sei Rossi Giovanni. Perché se gli togli la malattia, lui non sa più chi è. E nel tempo si creerà un'altra malattia. Sì, se la domanda qua. Arrivo, fate le mani. Ah, Corrado. Ti volevo chiedere che significato ha nel PCT la scienza della sfera di spirito, oppure la difficoltà nel visualizzarla, perché è l'unica che non mi riesce a visualizzare, e soprattutto come si rimedia per chi può divenire coscienza integrata. Grazie. Dunque, la parte spirituale è la parte maschile di sé, è la parte che contiene l'ego, sostanzialmente, è la parte più di tutti, il trend dell'ego. La parte animica non ha ego, sostanzialmente è contenta, lì è un po' di energia, ma chi se ne frega, cioè sono schiava del mio babbo, dice così, no? Sono nata per soffrire, a volte sono nata per subire, e tra le cose che subisce la parte spirituale, perché il rapporto tra il maschile e il femminile è all'interno dell'altra si erige, perché la parte spirituale non vuole che la parte animica venga fuori. In un contesto in cui lo spirito non si vede, non vuol dire che lo spirito non c'è, ma vuol dire che lo spirito non si percepisce, perché al contrario di quanto uno non possa immaginare, è abbastanza improbabile che ci siano soggetti animici, mentali e non spirituali. Perché la costruzione dell'universo è fatta al contrario, semmai è la parte animica che manca, non la parte spirituale. La parte animica manca solo perché non ha avuto il coraggio di scendere nel contenitore, non perché non esiste. Sostanzialmente tutti hanno la parte animica, però alcuni la lasciano a casa. Ecco. Lo spirito può essere invisibile perché quindi tu non hai consapevolezza e coscienza dello spirito, e quindi pur essendoci te non lo vedi. Perché? Perché tu vedi solo quello che credi che esista. Quindi ammettiamo che tu credi che esistano i fantasmi, vedi i fantasmi per casa. Ammettiamo che tu creda che i fantasmi non esistono, ma i fantasmi ci sono, non li vedi, il tuo cervello te li cancella. Il professore di fisica che vede una mela che passa dal basso verso l'alto si gira dall'altra parte per non guardare, perché questo lo impressionerebbe talmente che lo suiciderebbe. Allora, ci sono tante cose che te non puoi vedere, che invece ci sono, e quindi non le vedi per paura. Ci sono tante cose che non vuoi vedere e ci sono, ma che te non vedi perché non hai consapevolezza. Ci sono alcune cose che non si fanno vedere perché sono mascherate. Per esempio, in una stanza buia, uno spirito completamente nero non si vede. Qual è il trucco? Il trucco è quello di accendere la luce nella stanza buia. Accendi la luce nella stanza buia, si vede una sfera nera. Brutto strozzetto, eccolo lì.
allora capisci che lo spirito nero è nero, e allora capisci che vuol dire una cosa che poi ti trovo un pomeriggio sulla sull'interpretazione dei colori. Quindi ti hanno alzato qua? In sintesi un po', vabbè, famiglia conflittuale, genitori separati, crea una realtà concreta, trovo una realtà in Romania e mi occupo di bambini abbandonati, istituzionalizzati in situazioni gravi. Ci vivo da 25 anni. Allora, capisco che tutto questo l'ho fatto per salvare me, per il mio problema di separazione, e sono tra tutti i ragazzi in cui il problema di separazione è traumatico al massimo. Allora, parte della mia coscienza che ha detto che tutto è perfetto così. E dall'altra parte, dico, agisco in qualche maniera su questa tipologia, chiamiamola così. Quello che osservo è che la presenza di questi ragazzi dell'anima è a massimi livelli. Il mentale è molto basso, sono tutti disabili mentali di vario grado, ma grave. Lo spirito, appunto, riguardo io, agisce poco. C'è molta anima, anzi, infinita anima, molto passiva. Per mia sorpresa, statisticamente, su 100 ragazzi ce ne sono stati 2 che hanno impiegato con la loro situazione, che si sono trovati a ribellarsi in una maniera anche se inadeguata, e adesso sembra rimanere in questa sofferenza e avere comunque un'anima veramente forte, veramente grande. Ecco, questa situazione, perché la coscienza mi dice che tutto è perfetto veramente così, e tutte le volte che l'interpreto la risposta su tante domande è sempre questa. Dall'altra parte io vorrei un po' intervenire tra la mia salvezza, la loro salvezza, in questa tipologia in cui un'ipnosi di tipo classico non è reale, mette attuabile. Ho provato con un gioco di colori, ad esempio, farti disegnare le sfere, però già disegnate su un foglio, farle colorare, e poi farle ricolorare dopo un po' con i colori giusti, oppure riattaccare sulla pallina la pallina giusta. Questo è il primo tentativo. Step. Sì. Cosa mi può dire? Sì. L'idea della colorazione e della ricolorazione è un'idea che ci viene qualche tempo fa, ogni tanto qualche sperimentazione si fa, ci va anche noi. L'aspetto fondamentale è che noi ci creiamo ovviamente all'esterno, come tutti sappiamo ormai, qualcosa che deve in qualche modo sollecitare la nostra consapevolezza a fare quel passo avanti che non abbiamo ancora fatto. Il problema della separazione del bambino abbandonato, del ragazzo abbandonato, è sicuramente qualcosa che deve essere in qualche modo risolto, perché il problema conflittuale con i genitori prevede che il conflitto sovente si ribalti sul ragazzo che si sente abbandonato, perché i genitori, essendo estremamente egoici, poi pensano a se stessi e non pensano al bambino, il quale si sente abbandonato. Però va detta una cosa fondamentale, no? Ognuno ha il genitore che si dedica, cioè sostanzialmente, e io ti metto qui in serio questa cosa qua, se mi dovessi raccontare la mia vita sarebbe divertentissimo, la comprensione del problema è legato a questo, come si diceva prima, dentro di noi i nostri genitori rappresentano la coppia fedele, sovente, quasi sempre, della situazione della triade interna, cioè la mia parte spirituale e la mia parte animica sono sostanzialmente a specchio il mio papà e la mia mamma. Il tentativo di accordare queste due figure in automatico all'esterno prevede che i rapporti tra le due figure, la paterna e la materna, cambino sostanzialmente. Qui c'è un intervento in più, c'è il bambino piccolo, nel quale io mi specchio, in qualche modo, ed è come se a me avessero tolto, io vedo questa cosa qui, avessero tolto la capacità di comportarmi normalmente, di essere un attimino disabile. I miei genitori mi hanno, con il loro comportamento, disabilitato, rendendomi
in qualche modo inferiore, tra virgolette, nella possibilità di essere e di manifestarti. È in realtà nell'osservazione di questi bambini che io comprendo chi in realtà io sono, cioè sicuramente una parte animica forte, in grado di comprendere l'universo, ma una parte spirituale rassegnata all'idea che sono chiusa in un contenitore che non corrisponde, non risponde in realtà alle mie esigenze. Nel comprendere questo, comprendo anche che questi bambini in realtà non hanno nessuna limitazione, ma sono io che vedo questi bambini con delle limitazioni. E nell'istante in cui comprendo questo, comprendo che io non ho mai avuto nessuna limitazione, ma che qualcuno, i miei genitori, mi ha fatto credere che io avessi delle limitazioni. La mia parte mentale non ha fatto lo sforzo di ribellarsi a questa cosa e ci ha creduto. Questa è la fregatura, sostanzialmente. Però è chiaro che questa sua esperienza, lo vedo che la porta sicuramente a comprendere che stiamo andando nella direzione giusta della comprensione, le manca qualche tassello, ma in quella direzione lì ci sta andando, e quindi non posso dire tra un anno, tra un secondo, tra un minuto lei comprende quello che le manca, e vedrà che questi bambini cominciano a diventare diversi, cioè anche loro interagiscono e interagiranno nel modo migliore con l'esterno. È chiaro che qui c'è tutto un contesto anche un po' più, anche più interessante dal punto di vista statistico. La parte animica deve fare tutte le esperienze, quindi ha bisogno di entrare, di vivere anche in corpi che non sono perfettamente funzionanti o hanno delle disabilità di un certo tipo, perché non è la mente del bambino che è piccola, è il cervello del bambino che corrisponde alle sollecitazioni della mente. La mente sicuramente può essere non estremamente sviluppata, ma la mente non si può ammalare la mente, non si può ammalare lo spirito, non si può ammalare l'anima. Essi possono avere l'idea dell'universo differente perché hanno dei colori diversi. Ma quello che succedeva e che succederà, che poi vedremo in un momento succedere, cambiare colore alle sfere giustamente vuol dire rimettere in armonia il soggetto che non ha i colori corretti. E però va detto una cosa: c'è sempre un trauma a monte che ha prodotto i colori non corretti. Questo trauma a monte, perché le cose funzionino, deve essere risolto. Quindi se io ho una mente gialla e la faccio tornare verde, finché sta verde è contento il soggetto e ha capito tutto. Ma se non ha capito perché prima era gialla, tornerà gialla. Non ho la più pallida idea in questo istante come affrontare il problema su un disabile che rimane disabile, nel senso che quello che mi aspetto è che il disabile scompaia la sua disabilità, se io riesco a comprendere che la sua disabilità è il trauma che gli ha creato una problematica sui colori della triade. È chiaro che io cerco di cambiare il colore della triade, e quello che dovrebbe succedere, quello che dovrebbe succedere, ma non ho dati statistici a questo punto, è che la disabilità scompaia. Detto una cosa fondamentale, ho pochissimi dati su questo, però c'era una signora che era disastrata, cioè aveva gli assi completamente spazio-temporali, completamente fusi, quindi stava a casa, non aveva, lo spazio e il tempo erano invertiti. Quindi questa signora aveva una problematicità, non era in grado di comunicare con l'esterno, e rendendosi conto che non riusciva a comunicare con l'esterno perché quando parlava di spazio l'altro rispondeva a tempo, si era chiusa in casa. Aveva e non riusciva più ad avere contatti con l'esterno. Nel frattempo aveva sviluppato una malattia autoimmune del DNA, per cui aveva una malattia della pelle grave. Nel DNA era questa genetica. La pelle è la rappresentazione della separazione che ti hai dentro, da dentro a fuori di te. Quindi, ancora una volta, dal punto di vista della medicina di Hammer, si sarebbe potuto dire lei sviluppava sul proprio corpo la sua situazione di incompatibilità esterna e interna. Viene riassata nel giro di un quarto d'ora. È guarita, dopo una settimana ha trovato lavoro, è andata al supermercato anche se c'aveva un piede rotto, e dopo 7 mesi ha fatto le analisi e non aveva più la malattia autoimmune.
cioè lì avevamo veramente la razza di idea, quindi c'è speranza che funzioni, no? È chiaro che abbiamo pochi dati, ma il trend è estremamente positivo. La sua opinione in merito al rapporto tra entropia e sintropia ideato da Luigi Montpellier, voglio sapere cosa ne pensa e se ritiene, lo ritiene valido e esistente. La so. Mi preoccupo sempre quando mi fate questa domanda perché è un argomento così complicato che io sicuramente potrei prima o poi non sapere rispondere, o comunque magari rispondo male, ma ho delle idee. La storia di Fantapie io l'ho citata anche nel video 3 perché è una storia interessante. Non è solo Fantapie che ha parlato della sintropia o dell'antientropia, ma addirittura Max Planck produce delle idee su questo tipo di cosa, e tra i vari fisici importanti anche Schrödinger aveva pensato che insomma, la sintropia potesse essere. E bene, che cosa succede? Allora, cioè, l'universo è fatto così: noi abbiamo un sistema chiuso, questo sistema chiuso è isolato. L'universo è un sistema isolato. Se l'universo è un sistema isolato ed è fatto di un piano di simmetria che non cambia mai, perché tutto l'universo deve avere una simmetria, questo piano di simmetria divide l'universo isolato in due pezzi che sono due segni universi chiusi. C'è una differenza tra chiuso e isolato. La differenza è che l'universo isolato per definizione non scambia niente con l'esterno perché è isolato. Il sistema chiuso scambia energia con l'esterno, quindi due sistemi chiusi si scambiano informazioni energetiche. Il sistema A e il sistema B sono la rappresentazione di due sistemi specularmente uguali, uno legato da strutture che hanno a che fare con la materia, altre legate con strutture che hanno a che fare con l'antimateria. La materia e l'antimateria sono immagini speculari di oggetti costruiti in modo speculare con fotoni e antifotoni. Cioè, non è vero che i fotoni stanno di qua e gli antifotoni stanno di là. I fotoni e gli antifotoni costruiscono una cosa e di là gli antifotoni e i fotoni costruiscono la stessa cosa. Siccome il fotone e l'antifotone sono due immagini speculari tra loro, allora, per esempio, un quark è fatto di un fotone, un antifotone e un fotone attaccato insieme. L'antiquark è un antifotone, un fotone e un antifotone. Quindi vedete come la materia e l'antimateria sono fatti tutti e due dalla luce, dal mito, la luce bianca e la luce nera, no? Ma non è, come dice Santilli, un matematico interessante, ma che dice anche alcune cazzate, potenti, che la materia è fatta di una cosa e l'antimateria è fatta dell'anticosa, totale. No, le cose e le anticose sono montate in modo diverso per fare la materia e l'antimateria. Bisogna comprendere una cosa fondamentale, che il fotone ha una caratteristica geometrica, cioè si muove dal passato verso il futuro. L'antifotone si muove dal futuro verso il passato, cioè torna indietro nel tempo. Se noi applichiamo le formule giuste e corrette, ci troviamo che esiste una energia che di qua è per convenzione positiva e di là è per convenzione negativa. In altre parole, di qua l'entropia aumenta, di là l'entropia diminuisce, ma il sistema, che è totalmente chiuso, prevede che l'entropia rimanga sempre zero. Quello che succede è la seguente cosa: all'inizio i due semi universi sono uno totalmente incosciente e l'altro totalmente incosciente, quindi uno ha più infinito e l'altro ha meno infinito energia. Alla fine i due semi universi hanno entropia zero, però la somma dell'entropia in qualsiasi istante è sempre zero. Quindi l'entropia, che è la coscienza, rimane sempre uguale. Quello che cambia è il delta S, non l'S, cioè la differenza di entropia tra un istante e l'altro, che la differenza di delta S, differenza di entropia, rappresenta la consapevolezza di sé, che è una misura dell'entropia. Non è l'entropia che è sempre il massimo, cioè zero.
E noi dobbiamo ricordarci di tre cose fondamentali. Lo sgambetto che ci ha fatto la fisica, per questo fatta a piedi, ci ragiona sopra e dice, ma qui c'è una cosa che non va. Ed è facile. Nelle formule che noi conosciamo dell'energia c'è una stranezza, a un certo punto c'è una radice quadrata. Voi pensate, per esempio, che l'equazione di Einstein sia E uguale a mc al quadrato, no? Non è questa l'equazione vera. L'equazione vera è E al quadrato uguale m2c al quarto. Dice, ma è la stessa cosa? Perché E al quadrato, te devi fare la radice quadrata per trovare E. Se fai la radice quadrata di E al quadrato, ti viene E. E se fai la radice quadrata di m2c4, ti viene mc. Due soluzioni, una con segno più e una con segno meno. E l'energia con segno meno? Questa non ci serve, l'abbiamo cacciata. Come l'abbiamo cacciata? L'hai buttata via? Sì, perché? Perché c'è forma, c'è. Però che cazzo vuole dire l'energia? Non c'è l'energia, via. Come via? Equazione della particella della scatola. PEB, particle in a box. E al quadrato uguale n2, numero quantico. H tagliato, l'equazione di A quadrato di Planck, costante di Planck, diviso 8 m massa per L al quadrato, lunghezza della scatola. Una particella della scatola. A seconda della grandezza della scatola, la particella vibrerà più forte o più lentamente. E al quadrato uguale. Fai la radice quadrata. Cazzo, se faccio la radice quadrata mi compare l'energia negativa. Ah, ma l'energia negativa non esiste, butta via. Equazione di Klein Gordon. Klein Gordon, una bella radice quadrata. Klein e Gordon a un certo punto dicono, ma che cazzo, possibile che non... questa energia negativa, perché la dobbiamo buttare via? C'è in tutte le formule. Ecco dove la coscienza non c'è. Non abbiamo la coscienza dell'antifotone. Noi crediamo, per farci tornare le cose, che l'antiparticella del fotone sia l'antifotone, sia il fotone stesso, che il fotone non abbia antiparticella. Ma come? Se l'universo è duale, se tutto nasce con un piano di simmetria, se il fotone si è diviso in due, non si può essere diviso in due fotoni uguali, si è diviso in un fotone e un antifotone. Quindi Fantapie ha ragione quando dice esiste l'antientropia. Not only. Ma se esiste l'antientropia, esiste anche solo nel presente, non c'è né il passato né il futuro. Perché? Perché il principio di causa-effetto è legato all'entropia. Allora, noi siamo abituati a pensare che io faccio una cosa oggi per avere un risultato domani. Causa nel passato, effetto nel futuro. Allora, io nel passato ho studiato chimica per essere oggi laureato in chimica. Causa nel passato, effetto nel presente. Se esiste l'antientropia, esiste un altro problema, che c'è un'altra causa nel futuro che mi determina il presente. Così nei lavori moderni di fisica e di entropia, di termodinamica quantistica, si prevede che la causa sia nel passato e nel futuro e che il passato e il futuro, sovrapponendosi come ordini quantistiche, costruiscano il presente. È esattamente quello che viene fuori dalle ipnosi regressive parlando con la parte animica che dice che esiste solo il presente, sostanzialmente. Quindi, se ne accorgerà qualcuno che esistono anche gli antifotoni? Pensate che hanno fatto di tutto in fisica per dire che gli antifotoni non ci sono. Però, ahimè, ci sono almeno 250 lavori importanti di fisica quantistica che fanno vedere l'esistenza dell'antifotone. E come tu ammetti l'esistenza dell'antifotone, devi ammettere l'antientropia, ammetti che l'universo sia un universo olografico. Voi pensate al problema incredibile della fisica quantistica di oggi che dice che c'è il bosone di Higgs. Il bosone di Higgs deve esistere perché? Perché se il bosone di Higgs non esistesse, sarebbe sbagliata tutta la fisica quantistica, sarebbe sbagliata tutta la fisica cinematica e sarebbe sbagliata tutta la relatività di Einstein. Capisci a me? Non mi importa niente, ma il bosone di Higgs deve esistere. No, il bosone di Higgs non esiste. E all'Hadron Collider, nello studio davanti, a dove pseudoscopano il bosone di Higgs, c'è un signore che ha detto, ma a me mi torna che l'universo sia un ologramma bidimensionale estruso sul terzo asse. Cioè, ragazzi, mettetevi d'accordo tra di voi, perché se esiste il bosone di Higgs,
l'universo non è un ologramma, ma se l'universo è un ologramma e i lavori di fisica quantistica dimostrano questo, la materia non c'è, il bosone di Higgs non ha ragione di esistere perché non trova neanche spazio dove sedersi su una sedia dove c'è scritto bosone di Higgs. La tabella periodica degli elementi prevede una certa simmetria. La tabella delle particelle subatomiche, i quark, i leptoni, gli adroni, i fotoni, i leptoni, cioè non c'è spazio per il bosone di Higgs. Voi andate a vedere dove l'hanno messo il bosone di Higgs. C'è tutta questa tabellina bella quadrata, bosone di Higgs, proprio perché non c'è possibilità di incastrarla simmetricamente dentro. Non esiste il bosone di Higgs. Quanto tempo avranno per accorgersi di questa cosa qui? Questo non lo so, ma non dipende da me. E sai, 27 milioni di dollari tutte le volte che fanno un esperimento, accendono il Large Hadron Collider, sono tanti soldi. Allora, si spendono 27 milioni di dollari pur di non accettare il fatto che si sono sbagliati. Ma dietro questo errore c'è il problema della fisica moderna. Te sei un fisico moderno, hai sempre creduto che esistessero gli elettroni, che esistessero i fotoni, che esistessero, ma non gli antifotoni. E ora prima di morire, ti hanno dato anche il premio Nobel, prima di morire, scusa, te lo riprendo, però invece avevano sbagliato. Io sono 82 anni, poverino, si ammazza, veramente, non ce la fa più. Cioè, c'è una forte problematicità dietro, anche perché è una problematicità che riguarda proprio il nome del bosone di Higgs, la particella di Dio. Dio non c'entra niente, ma per poter fare in modo che questa particella esista, hanno detto speriamo che la Chiesa ci creda, così la chiamiamo particella di Dio, almeno la Chiesa è contenta, facciamo un omaggio al Papa. Ma qui non si tratta di fare omaggi al Papa, la particella di Dio, te fai una bella cosa, prendi il tuo DCT, ti fai la verificazione delle sfere e chiedi alla tua coscienza integrata, esiste la particella di X, fatelo a casa, vedete cosa vi risponde la coscienza.